non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it. Lì che ha operato. Eccoci qua, allora buon pomeriggio a tutti e bentrovati a LCN. Sentiamo fischiare, forse no, troppo vicino. Sì. La cuffia al microfono. Ok. Allora, abbiamo risolto subito il fischio iniziale. Buon pomeriggio a tutti. Ecco qua Fabio Cardigno. Ciao Fabio. Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti. Che è tornato a farci compagnia per Lecco Novara. Ciao Ivano Alborghetti. Ciao a tutti, ciao, forza Ivano. Lecco. E in regia salutiamo Fausto Riva, salutiamo anche Roberto che quest'oggi è con noi in regia. A breve ci colleghiamo il nostro Albino Alborghetti dal Rega Monticelpi. Vediamo arrivare le prime immagini qui nei nostri studi di Via Oslavia con una curva nord che si sta animando piano piano di tifosi del Lecco. Questa Lecco Novara, siamo all'ottava giornata di ritorno del campionato, Lecco che cerca una svolta in questo 2023, finora ai noi avaro di soddisfazioni perché sono 7 punti in 7 gare, non è certo, intanto diciamo che 14,5 tifosi del Novara in curva sud, un Lecco che cerca, come detto, di svoltare perché l'andamento non è certo in questo 2023 di alta classifica, ma l'Ecco è ancora lì perché è proprio una classifica che non vuole saperne di decollare nel girone A di Serie C. A breve ci colleghiamo con Albino, forse mi facendo Fausto c'è già. Albino, mi senti? Assolutamente, buongiorno Stefano, buongiorno ciao. Anche a Fabio Cardiglio e a Ivan. Ciao Albino. Ciao. Allora, stavamo commentando qua nell'introduzione, stavo insomma dicendo che l'Ecco deve e vuole cambiare marcia in questo 2023 che finora insomma a livello di risultati non è stato, diciamo così, generoso come pensavamo e speravamo visto l'inizio del campionato. Diciamo però che il cambio di marcia non dovrebbe avvenire in casa, perché in casa quello è vero, sì. I punti li erano sempre facili, diciamo forse la squadra che ha vinto per il sembra di più tutti in casa. Il cambio di marcia deve venire fuori nell'affrontare con l'approccio anche giusto certe partite come quella di Seregno, dove il San Giuliano francamente ha fatto una passeggiata, l'avete visto tutti. Speriamo invece in un riscatto, perché dopo una brutta prestazione ci vuole una prestazione maiuscola per far dimenticare quella brutta. Assolutamente. E per farlo Foschi si affida agli uomini, diciamo, più mi ripeto affidabili, però per lui probabilmente questi sono gli unici che in questo momento danno maggiori garanzie, visti anche poi la disponibilità di Galli, per esempio. Sì, diciamo che il dottor ha fatto abbastanza così fastidioso che non ci sia Galli, che è un giocatore importante, ma questo è un tecnico, l'ha già dimostrato, che non cambia molto. Giocano sempre gli stessi più o meno, e lui ha delle sicurezze e quindi per giocare anche quello che lui ritiene dei giocatori che gli diano queste sicurezze e gliele rimarchino. Non è un allenatore che azzarda, va via molto sulla passariga del déjà vu. Assolutamente, senti, una partita oggi difficile perché Novara non è sicuramente una squadra da sottovalutare, poi all'andata noi riuscimmo a fare una delle migliori partite stagionali, però oggi la musica potrebbe essere molto diversa. Potrebbe essere diversa, ma noi quando in casa abbiamo un campo che per molte squadre è veramente traditore, perché è molto veloce, noi siamo abituati a giocare con questa velocità, dobbiamo aggredirli, in questo caso non aspettarli, e picchiare duro dal punto di vista sportivo, cioè non dobbiamo aspettare o incisparci nella partita precedente. Questa è un'altra partita, la partita in cui dobbiamo ribaltare una brutta prestazione e
approcciarci ad una classifica più alta, perché certi visti i risultati, questo qui è il campionato del Ciapanocchi. Eh sì, stiamo guardando proprio i risultati di oggi con la frenata di Pordenone Pro Sesto, che tiene un po' aperto tutto là davanti. In caso di vittoria ti potresti riavvicinare ancora in questo tira e molla, come dicevi tu, infinito, infinito in questo campionato. Stefano, volevo anche aggiungere, se mi permetti, perché a noi manca Galli, è una mancanza difesa, sì. Ma loro giocano anche Pistardo, che io lo chiamo Pistardo l'impingardo, perché la gente che trovisce i contratti a me Pistardo l'impingardo non c'è Masini, che non siamo molto bene, e non c'è informazione, ma in panchina Galuffini. Sì, abbiamo visto che gioca Spalluto là davanti, a breve andiamo a illustrare, non avevamo ancora, diciamo, dato nel dettaglio le formazioni. Loro molte, hai fatto bene a sottolinearlo, molte assenze pesanti sicuramente, quindi questo in teoria potrebbe magari giocare a favore della formazione di Foschi. Il campo, volevo chiederti, Albino, mi sembra in condizioni leggermente migliori rispetto alle ultime partite. No, a vederlo dallo studio, non so, da lì ti chiedo conferma. No, da lì l'impressione è quella di un terreno decisivo. Speriamo, dai, perché questo... Ci sono delle piccole scaramucce verbali per le tue curve, no? Non c'è simpatia, lo sappiamo. No. E va bene così, insomma. Noi abbiamo detto in fase di presentazione 14,5 tifosi del Novara in sud, più o meno, insomma, ma è qualcosa in più, però. C'erano una trentina, 40. Quindi anche questo fa un po' di colore di sottofondo alla partita. Va bene, Albino? Assolutamente. Ti ringraziamo, ti salutiamo, ci sentiamo tra, insomma, 50 minuti buona circa. Buona partita a tutti voi e anche a te. I nostri videospettatori. A dopo, grazie dopo. Albino. Ciao Albino. Ciao. Rientriamo in studio. Ivan, si diceva, una partita, come diceva Albino, che è vero, il Lecco in casa non deve cambiare marcia. Però anche nelle ultime vittorie in casa l'impressione del 2023 sia una squadra un po' più rallentata rispetto alla fine, sì, del 2023. Anche perché comunque non abbiamo, per carità, da tutto il campionato con questo tecnico un gioco esplosivo dove facciamo degli schemi, tutto è abbastanza affidato a dei cross che partono anche davanti al limite della nostra area e si tende a scavalcare il centrocampo, il giocatore che fa sponda. Però noi oggi dobbiamo dare una risposta a queste partite che sono passate, quindi dobbiamo cercare di vincere con una squadra che è sempre stato un avversario temibile con noi, ci sono state anche in passato delle belle partite, e quindi devo dire che voglio vedere lo spirito di reazione dei nostri giocatori, perché poi alla fine sono i giocatori che vanno in campo e devono dimostrare di avere dimenticato la partita di Seregno contro San Giuliano. Assolutamente, e proprio di squadre che vanno in campo, hai detto, le vediamo entrare proprio sul manto, sul sintetico del Rigamonti Ceppi, che oggi dunque sembra in condizioni migliori, e lo speriamo per vedere magari una partita di calcio decente, insomma, no? Rispetto magari anche alle ultime che abbiamo visto. Fabio, tu ti aspetti oggi una partita vera, cioè una partita magari anche un po' maschia, un po' combattuta, oppure pensi che possa emergere in qualche modo la qualità magari anche dei singoli? No, allora, parlando del Novara, credo che basta vedere il capitano con un grandissimo giocatore, e secondo me il Novara, se vuole stare là davanti, oggi deve vincere per far vedere anche comunque contro l'Ecco, che è una squadra comunque di alta classifica, fa vedere che c'è il Novara. Se invece oggi perde il Novara, si compromette un po' il campionato del Novara. Invece per il Lecco, se oggi vince, rimane lì, e io ci credo nell'Ecco che può ancora andare a vincere questo campionato. Però è vero che anche ha sbagliato la partita col San Giuliano, che si è sentita, però oggi se vince ritorna quell'entusiasmo, e come hai detto, come mi hai chiesto, se è una partita maschia, secondo me può essere una partita maschia questa. Tanto ci sarà un minuto di silenzio allo stadio, suppongo, per le vittime del terremoto in Turchia. Vado a naso. Sì.
Allora, ci siamo uniti naturalmente anche noi, come sempre, al minuto di silenzio in campo. Le formazioni, vado a raccontarvele nel dettaglio, perché abbiamo già anticipato qualche scelta dei due allenatori, di Marco Marchionni, a proposito di ex giocatori di alto livello, e di Luciano Foschi. Novara che dovrebbe proporre un 3-5-2, speculare, almeno stando alle informazioni della vigilia, come tattica, come schema, all'Ecco, con Desi Arden in porta, Ilianes, Bonaccorsi e Benaluan, capitano, lo ha ricordato Fabio poco fa, insomma, trascorsi con Parma, Atalanta, Saint-Étienne in Francia, Cesena, Franco Tunisino, capitano del Novara. Ciancio e Urso dovrebbero probabilmente agire sulle fasce, Ranieri, Rocca e Calcagno a centrocampo, Spalluto che gioca al posto di Gallupini che è in panchina, così come Gonzales, altro grande in panchina, e Vutai, giocatore albanese arrivato nella finestra di mercato dal Foggia. Tre presenze finora per lui in panchina, ci sono tanti giocatori importanti, insomma, abbiamo detto anche Margiotta, che sono un ex, no? Giusto? No, poi sto guardando la panchina del Novara, di ci sono un altro ex. Cinque giocatori del 2005, sì. In realtà noi abbiamo Maffi che è il portiere, mi pare, sì. Però ecco, per dirti anche sul fatto di avere comunque una panchina di giovani, e questo, poi sono curioso di vedere se avranno spazio durante la partita. Noi non mi pare che noi abbiamo i due 2002, Tordini e Stanga. Esatto, e Maffi che ripeto è il terzo. E Maffi, sì. Esatto. L'Ecco che si affida a Foschi alle scelte un po' a formazione titolare, scelte che erano prevedibili, con Melgrati in porta, la difesa 3 con Battistini, Zeglia che Denrici a fare da braccetto, Ilari e Girelli le mezzali con Zuccon che quindi sostituirà Galli davanti alla difesa, Zambataro a sinistra, Giudice a destra, Buso in appoggio a Pinzauti. È iniziata da un minuto la partita, l'Ecco che cerca subito di portare il primo attacco, Zambataro si scontra con un avversario, finisce a terra, forse Spalluto, sì, che si rialza, niente di grave per i due giocatori. Le partite che si sono giocate nel pomeriggio, abbiamo detto, Pordenone 2-2 con il Mantova, Pro Sesto 1-1 con la Juve Next Gen, tutte e due in casa, rallentano le due prime della classifica, Piacenza Provercelli 1-1 per Golettese San Giuliano 2-2, Albino Leffe Triestina 0-1, questo risultato che magari non ci aspettavamo, vittoria Triestina che ha dato un sussulto di vita, Trento Pro Patria 0-0, si giocano insieme a Lecco Novara alle 17:30, Feralpi Salò Arzignano, Vicenza Renate, Virtus Verona Padova, naturalmente Vicenza Renate diventa una partita importante da seguire. Stiamo giocando abbastanza alti sul pressing, ho visto in un paio di situazioni. Vabbè, io qui non ho verificato. Sì, finisce a terra il giocatore del Novara, il ritmo per adesso è basso in questi due minuti, vediamo un po'. Ivan, tu ti aspettavi le scelte di Foschi, cioè che andasse sul sicuro, magari, non so, una maglia titolare per Tordini nel posto di Buso? Ma l'ha detto Albino, non è un allenatore che, tra virgolette, non rischia, cambia alle sue palline, ai suoi giocatori. Oggi è arrivato un certo tipo di formazione, perché comunque in certi ruoli, visto anche i due giocatori che ci mancano a centrocampo, è stato un po' costretto, però non dico che non ha coraggio, però non vedo tante volte provare delle situazioni che potrebbero andare bene per noi. Probabilmente questa è una scelta sua, poi vediamo se di fatto sarà una scelta giusta o sbagliata, speriamo ovviamente che sia giusta. Allora, intanto sì, ci sono i giocatori del Novara che tengono molto il pallone fino a questo punto, ma non hanno cambiato ritmo finora alla partita. Però secondo fallo, anche il primo che sì, c'è stato Zambataro, il giocatore del Novara è andato con la gamba alta, sì, sullo stinco di del nostro Buonaccorsi che stende, cioè, quindi vuol dire già che questi vogliono farsi sentire i tacchetti. Assolutamente, no, ci sta, a volte che a inizio partita sì, tu magari prendevi tante tacchettate, no? Inizio partita io mi ricordo, non so quale allenatore, parlavamo ai tempi, seguendo comunque, no, la squadra con i colleghi giornalisti durante gli allenamenti anni fa, non mi ricordo più quale allenatore ci diceva, insomma, però vecchio stampo, una delle vecchie regole, ai giocatori così di difensori, i primi 5 minuti menare subito i più forti per cercare di fargli capire che non sarà. L'Ecco che va sulla destra, intanto attenzione, seguiamo l'azione sulla destra, va fino in fondo dentro, ecco, il gol dell'Ecco con Ilari, di tacco la messa, quando andiamo sulle fasce l'abbiamo sempre sostenuto, l'abbiamo messa in difficoltà, grande palla di Buso, interessante, sì, come gli abbiamo fregato il pallone nella metà di centrocampo, e parlando insomma di tacchetti, tacchettate, falli, l'Ecco realizza un bel gol, perché Buso va via sulla destra, va fino in fondo, la mette dentro,
Nugolo di persone nell'area piccola e Ilari, se non ho visto male, di tacco va a metterla. Buzo sfida nell'uno contro uno, Bonacorsi lo punta, va sul fondo, dentro teso e di tacco Ilari col destro. È stato bravo perché c'erano sei giocatori del Novara nell'area, è stato bravo a partire da dietro, c'era anche un giocatore nostro, quindi è stato, vedi, quando vai sulle fasce i giocatori li metti in difficoltà. Mi ricordo Fabio quando andava sulla fascia. Ma soprattutto no, ne approfitto perché lui aveva questa giocata, certo, ha scelto l'uno contro uno, puso a puntare l'uomo, saltarlo, cosa che non facciamo quasi mai. Esatto, quasi bravo. Mai, infatti, ma molto probabilmente per il modulo che ha il mister, il 3-5-2, è difficile andare sugli esterni proprio, sì, a puntare, vero, per quello che forse anche Tordini lo vede un po' meno, che sì, va avanti a tenere questo modulo, perché un Tordini forse è un da 4-3-3 oppure, sì, oppure in questa formazione qua è una delle due punte, Brevilinho giocando come seconda punta, però basta vedere quando vai sugli esterni, butti quelle palle dentro, sono molto pericolose. Bravissimo Ilari a scegliere la soluzione di tacco, in realtà era davanti alla porta ormai, però fa anche un gol di pregevole fattura, ma molto lo deve naturalmente alla giocata di Buso, che sfida e supera Bonaccorsi in difesa. Rimessa laterale per il Novara, la palla dentro a cercare Butai, spazza Battistini, il campanile, Pinzauti senza fallo, di testa davanti Buso, vediamo se Lecco riesce a ripartire, c'è fallo su di lui e arriva il fischio del direttore di gara. Quando è partito ho visto subito che poteva far male, perché poi ho visto Ilari che dal dietro era, sembrava in ritardo e in realtà è arrivato giusto, sì, nell'area piccola e l'ha messa dentro. Bene, molto bene. Molto bene l'inizio dell'Eco, dicevamo, del direttore di gara che è il signor Andreani di Prato, con Morrea di Molfetta, Scardovi di Imola, Spedale di Palermo. Il quarto uomo, attenzione, Pinzauti anticipato per un pelo dal difensore del Novara. Grande pressione dei giocatori dell'Eco, Novara in difficoltà a rilanciare l'azione dalla propria difesa. Siamo a sesto, l'Eco conduce già 1-0 la rete di Buso. Avvio spumeggiante, no, Iman? Sì. Ci chiedevamo qualche minuto fa che Lecco avremmo visto, è Lecco che cerca di aggredire. No, poi sai, comunque quando poi tu attacchi il primo tempo con davanti la Nord, è anche un discorso tra virgolette scaramantico, però devo dire che abbiamo iniziato bene col piglio giusto, consapevoli che comunque dobbiamo far vedere che siamo una squadra che reagisce a certe cose. Devo dire che loro non si aspettavano una partenza, secondo me, però, come la nostra. Però Ivan, ti do togliere un aneddoto su questa cosa di attaccare dalla curva. A noi ci dicevano sempre, mi raccomando, sempre al secondo tempo, sì, attaccare dalla curva dell'Eco, perché il secondo tempo diventava... Certo. Probabilmente qui a scegliere il campo sotto il Novara. Sì. No, però perché di solito... Sì. Però sai, sì, poi dipende da uno come... Allora, se è normale che se vogliamo farci vedere da subito, attaccare... Siamo contro piede, però Ilari ha recuperato palla dentro, la palla sulla destra, ancora in mezzo, Buso da solo, le quale la 2-0 Buso! Incontenibile Buso, incontenibile Lecco, è 2-0 già dopo 7 minuti, Novara in ginocchio. Le abbiamo messe in difficoltà sulla destra un'altra volta. Grande ripartenza dell'Eco, ma cioè, allora c'è una palla. Settimo minuto. Adesso la rivedremo. Giocata malissimo a centrocampo. Ilari la, sì, Ilari la guadagna, la dà sull'esterna destra. Giudici la mette dentro e Buso. Giudici, se non ho visto male, no? Sì. E Buso controlla nel cuore dell'area, stop di petto e poi conclude con l'interno destro. Bella anche questa giocata, appunto, in vista tecnico. Sì. Sì, però sto notando che il Novara non cura l'uomo sui cross. Lascia molto guardare solo la palla e già due volte che si trovano un po', anche Ilari ha fatto un bellissimo gol però era solo, adesso anche Buso uguale da solo. Sul 2-0 ci prendiamo un piccolo break, 2-0 Lecco. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blu celesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blu celesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Allora 2-0 per il Lecco dopo 7 minuti con questo gol di Buso bellissimo. Vicenza intanto in vantaggio. È un Lecco veramente che, mentre arrivano le prime foto di Matteo, magari
Fausto, ti chiedo alla regia se riuscite poi a mandare qualcosa, anche solo l'esultanza di Ilari sul primo gol, che insomma ci fa godere. Salutiamo chi ci sta seguendo su YouTube, siete in tanti come al solito, o chi ci ascolta comunque anche sull'Ecco Channel alla radio. Ryan Crowley, forza Lecco, anche Walter Kessy, ma Bonino gioca? No, Bonino è in panchina. 2-0 dunque le reti, lo ripetiamo, di Ilari dopo 4 minuti e al settimo minuto di Buso, entrambe veramente le reti dell'Ecco belle da un punto di vista sì, molto. Salutiamo anche Gianluca, un saluto tipo Cardinio ha ragione, sempre il secondo tempo sotto la Nord, avanti così, poi ti saluta in particolare Ivan Gianluca. Sì, è vero, infatti no, ma noi ci ricordiamo, cioè, anche statisticamente diciamo è 90-100, quando poi sono le altre squadre a scegliere per prime, naturalmente magari scelgono così, ma insomma l'Ecco è giusto che scelga sempre di avere la ripresa sotto la Nord. Walter, sono Blu Celeste e vi scrivo da Potsdam vicino a Berlino, ma sempre più internazionali, sì, sì. Ci manca gli Stati bene. Uniti e poi le abbiamo fatte tutte. Attenzione, seguiamo ancora Giudici che va sulla destra, guadagna un corner, l'Ecco incontenibile quando sceglie di, soprattutto a destra sta giocando, di scendere sulle fasce. E se non sta attento adesso il Novara rischia l'imbarcata. Quando vai sotto 2-0 dopo 10 minuti, Fabio, cosa scatta nella testa dei giocatori? Scatta quello che non devi scattare, la paura. Hai paura di prendere proprio l'imbarcata, la classica partita che poi ti finisce 5-0 e non deve succedere, devi essere bravo a reagire, anche se appena prendi gol ti devi mettere lì tranquillo per un po' di minuti e cercare di riorganizzare un po' l'idea. Tutto. Non è facile con questa partenza a razzo dell'Ecco, che adesso... certo, l'Ecco vinceva 2-0 anche con la pergolettese, ma in trasferta, però devi cercare di star sul pezzo. Tutta la partita Girelli va sul fondo e poi si fa contrarre il pallone da un avversario, guadagna però un altro corner, l'Ecco che cerca di mettere alle corde il Novara, allora va a batterlo il capitano Luca Giudici, capitano terra del Novara. Non ho capito, scusami. C'è il capitano a terra del Novara. Sì, Benalluana a terra, forse un problema muscolare per lui, perché insomma dal calcio d'angolo è un po' strano. Non c'è stato contrasto né niente, vediamo se... Che sta chiamando anche... Sì, sta chiamando la panchina e mi sa che probabilmente un problema è di carattere muscolare per Benalluana. Vediamo. Vediamo a terra, seduto. Allora, ci diceva Fausto dei gol giunti dalle altre partite, allora andiamo a vedere 1-0 del Vicenza contro il Renate e 2-0 dell'Ecco che in questo momento si issa a 45 punti, che bella la classifica vederla così, se rimanesse così. Vabbè, Processo e Pordenone rimarranno là dove sono, perché hanno già giocato. Però la Feralbi potrebbe andare a 47 punti, però l'Ecco 45, quindi sarebbe comunque a 2 punti dalla vetta. In qualsiasi caso viene accompagnato fuori dal campo intanto Benalluan, ma non so, sembra avere un problema muscolare, non so cosa può. Sì, si è messo a terra da solo, quindi o che ha sentito qualcosa la gamba oppure magari un problema di tutt'altro genere, vediamo. Allora Luca Giudici sulla bandierina va a battere basso, il colpo di testa si avvita in torsione Pinzauti e la palla però finisce alta direttamente in curva. Con coraggio qua Pinzauti, perché è andato a prendersi anche un mezzo calcione dal difensore, vediamo. Sì, una spinta dal Ilianes, se non ho visto male, che va a contrastarlo e si rimane sul 2-0, ma un Lecco che in questi primi 12 minuti ha messo veramente in grande difficoltà il Novara. C'è la sostituzione, allora non ce la fa il capitano Benalluana, è dentro Galuppini, quindi cambia modulo subito, naturalmente visti i due gol di svantaggio Marchionni, dentro Galuppini. E adesso penso che passerà a 4, magari dietro un 4-3-3, sì. Probabilmente Ciancio, Scala, sì, forse Urso e Ciancio che scalano come esterni a fare i terzini. Vediamo perché... Difesa 4, no? Sì, infatti ci confermano anche dalla regia, sì. Si apre Ciancio a destra, sì, come ho detto, e Urso dall'altra parte a sinistra a fare i terzini. Con Ranieri, Rocca e Calcagni ad agire a centrocampo e le tre punte davanti con Spalluto, Galuppini e Vutai, insomma mette tutto il peso naturalmente d'arsenale offensivo Marchionni, ma insomma sullo 0-2 è ovvio che devi anche provare, no, è vero, sono passati solo 13 minuti, però
Ci sta, questo però potrebbe, Ivan, dare un po' anche a Lecco, soprattutto col passare dei minuti, sì, il vantaggio di provare a fare la sua partita, che magari è lo spartito migliore dell'Eco, provare a ripartire poi. Sì, ma infatti mi aspetto che faccia una cosa di questo tipo, anche se poi bisogna vedere loro, perché comunque io non ho visto finora una reazione importante da parte loro, e quindi il discorso, come diceva anche Fabio prima, per loro è un momento dove fare il risultato all'Eco potrebbe riaprire un po' il discorso anche nell'ambito dei, chiamiamoli, playoff. Però se no un campionato, a fare un campionato, se perdono oggi, secondo me, così nel normale, nell'anonimato, anche perché comunque il della Novara, a differenza anche nostra, ha speso molto di più sul mercato, perché comunque andare a riportare a casa giocatori come Galuppini, gente di questo qua, gente che ha speso, quindi sai, le aspettative erano importanti. Fallo, okay. C'è fallo su Pinzauti, che questo primo quarto d'ora di gioco ne ha già presi 3 o 4 di falli, e sempre il solito gioco generoso di Pinzauti. Ci prendiamo una pausa. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed & Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed & Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348-8329-295, costamarinapeschici.it, Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Oggi nel 2005 sono già lì pronti. Sì. Allora, stavamo un po' commentando che Novara, sì, oltre a giocatori esperti, ha molti giovani in panchina che probabilmente, se la stagione prendesse, no, Fabio, diciamo, una certa piega, probabilmente verranno lanciati. C'è una bella punizione intanto per il Lecco, perché c'è stato fallo, diciamo, siamo circa i 25 metri lato di sinistra dell'attacco blu celeste. Giudici va sulla palla e va direttamente in porta, la deviazione di Lari che fa la barba al palo, mamma mia, di testa, la spizzata del 20 blu celeste, bello teso il pallone di Giudici, che secondo me cercava di beffare anche un po' sul secondo palo il portiere, ci arriva sulla traiettoria del pallone Ilari, di testa la spizza bene, la palla non hanno ancora reagito alla mazzata dei due gol loro, perché lo vedi che sono veramente contratti. E poi il fatto stesso che comunque io tiri in porta da parte loro, non ho visto nulla fino adesso, niente, non hanno ancora prodotto azioni offensive, anche perché Lecco per adesso è molto bravo sulla tre quarti difensiva a interrompere sempre, sì, no, le azioni d'attacco del Novara. Ha recuperato molti palloni, poi molta disattenzione da parte del Novara, che a mio modo di vedere ha approcciato la partita con molta superficialità, perché quel pallone perso da cui si origina poi il 2-0, cioè Ilari ci va con tutta calma, certo, sulla linea del passaggio, lo prende, apre subito a destra Giudici e poi arriva il cross perfetto per Buso. Rimessa laterale intanto in zona d'attacco a cercare Galuppini, che prova a girarsi, poi viene stretto, attenzione, no, fallo, non c'è niente, non c'è niente, fallo, no, anzi era Butai se non ho visto male, che finisce a sandwich tra due giocatori dell'Eco, ma poi insomma il fallo probabilmente lo commette lui, che trattiene, sì, trattiene, sì, Battistini, sì, e poi dopo va a prendersi anche con Enrici, ma non c'è assolutamente niente da segnalare. No, calcio di punizione affidato a Melgrati dopo 17 minuti, 2-0 Lecco, 2-0 Lecco, un Novara che continua a non reagire, perché anche sì, poi dopo l'ingresso di Galuppini forse qualche minuto per risistemarsi un pochino, hai preparato la partita in un certo modo, dopo un quarto d'ora è già diversa, infatti anche quello, e poi comunque non è facile a Lecco reagire, sì, no. Vediamo se cambia qualcosa anche nelle altre partite. Allora, se c'era Eusebio, intanto ci scrive Walter, magari eravamo primi o forse no, cosa ne pensate? Ne parlavo stamattina con il benzinaio sul lungo lago, Paolo, che saluto, Paolo, grande tifoso blu celeste, stavamo parlando mentre facevamo benzina proprio di questo, no, con Eusebio, non lo so se saremmo primi a questo punto, però qualcosa in più probabilmente avresti, perché avresti un tipo di giocatore che, no, Fabio, è molto importante avere, quelli che magari butti dentro una palla in mezzo all'area, anche a situazione sporca, no? Sì. Noi subiamo spesso gol, abbiamo detto quest'anno, ma non li facciamo così. No, con Eusebio probabilmente... Poi come è andato di fatto il campionato, che magari mica tanto...
Buso va da solo, mamma su mia. Buso in velocità, Buso davanti alla porta, Buso entra in area, salta l'avversario, il dribbling, Buso no, bravo, poi si dimora, gol, calciando addosso. Ha fatto tutto benissimo. Mamma mia, si è divorato il gol. Buso ha cercato un dribbling di troppo lì, ha perso il tempo di gioco per calciare. Allora, si porta la palla sul destro, qui deve calciare, invece un tocco in più e poi arriva il difensore Bonaccorsi che fa un grande intervento in spaccata. Mamma mia. Vabbè, Lecco vicinissimo alla rete del 3-0, rimane però in avanti. Ilari, tocco sbagliato per Giudici, la palla è uscita. Gioco. Qua cosa si sono mangiati, Fabio? Poteva essere 3-0. Sì. Era un bel 3-0 dopo 19 minuti. Mi è mancato coraggio quando è entrato in area, lì doveva tirare subito e via. Però è normale che da fuori è facile dire tutto. No, certo. Però devo dire che mi ha stupito un'altra volta. Perché soprattutto io... noi, lui ha giocato. Bravo. però devo dire che mi ha stupito una volta perché quando cerca con la velocità, io ho in mente sempre il gol che ha fatto poi con l'Ane Rossi che è partito. Però devo dire che è un giocatore, secondo me, che ci farà vedere ancora parecchie cose, perché è un giocatore, secondo me, destinato ad arrivare anche a categorie superiori. Questo è quello che penso da sempre, perché comunque è un giocatore che l'uomo quando porta lo salta. E quindi questo è una dote importante per un attaccante. Ah certo, stiamo parlando comunque di un ragazzo che ha 23 anni. Sì, esatto. Sì, comunque... sì. Cioè, sempre giovane, 23 anni. Sì, esatto. Quindi a margine di miglioramento, è vero. Sì, sì. Un tocco in più è stato fatale qua a Buso, perché altrimenti sarebbe stato veramente... Una grande facilità dell'Eco che ogni volta che va davanti va veramente vicinissimo al gol. E Buso è in una di quelle giornate, parlavamo con Fabio prima della partita, in cui veramente in questa giocata è ingiocabile. Cioè, no? Sì. Quando in questa modalità Buso è ingiocabile. Cioè, proprio... sì. Cioè, un bel giocatore, Buso, è veramente un bel giocatore, e poi comunque a corsa, a passo, può mettere veramente in difficoltà le squadre avversarie. Poi specialmente adesso il Novara, che comunque non si è ancora ripreso, no. Lo vedi che è molto, molto dietro, è statico, fermo, e Buso con la sua velocità può far male. E questo, secondo me, gli arriverà ancora un'altra occasione. Sì, così. Sì, è proprio il tipo di partita che a questo punto il Lecco, no, va a crearsi, ed è lo spartito ideale, come dicevamo poco fa, soprattutto con la velocità di Buso, che qua è partito ancora una volta con la moto, così come era successo qualche settimana fa. Attenzione a Galuppini, lavora il pallone, lo apre sulla destra dove c'è Ciancio mette dentro il pallone, colpo di testa proprio di Galuppini, poi se la cava Melgrati con il pugno, ancora però dall'altra parte, il cross dentro, attenzione, colpo di testa, la deviazione a spazzare della difesa, ancora Ciancio, rimette dentro il pallone, a questo punto ancora cercano i vari attaccanti presenti in area, i giocatori del Novara, se l'è cavata però bene qua, la difesa dell'Eppo, vediamo se c'è la ripartenza, Girelli, c'è rimessa laterale. Che era che l'ha portata via Buso, è lui che ha dato la palla a Girelli in quell'azione lì, se lui è andato a partire una palla, oggi è la sua partita, mi raccomando che ci dividiamo a vedere, fare delle cose sicuramente interessanti. Prima occasione del Novara, suo 21esimo però, Sì. La palla dentro per Galuppini, ma che non è riuscito di testa a creare grossi pericoli. Bella palla. Bravo. Attenzione a Zambataro a sinistra. Bravo. Ancora uno si mette la difesa, si riposiziona la difesa, poi Ilari apre col mancino, non c'è nessuno, però è andato un po' a memoria qua, brutta giocata di Ilari, ma sì, ci sta. Pretenzioso. Ci sta, non ha guardato, è andato un po' a memoria, forse pensava di trovare Luca Giudici lì, ma invece Giudici non c'era, non era partito. Ora sta prendendo un po' di metri in Novara, ma insomma, è anche nell'ordine, no, delle cose, nella logica delle cose. Sì, prima o poi deve reagire, per forza. Avrà anche l'occasione Novara, sicuramente. Deve essere bravo il Lecco adesso. O a chiuderla definitiva, far capire che non ce n'è. Perché comunque è anche vero 2-0 dopo 22 minuti, ma se segnano, la riapri. Ci prendiamo un break. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio.
Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Val 2-0 Lecco dopo 24 minuti. E Walter che ci scrive: Buso se tiene oggi segna sicuramente. Beh, un gol intanto l'ha già fatto, giusto per portarsi avanti, no? Quindi più un assist, perché poi l'assist per il gol di Carlo Ilari lo fa lui. In studio grandi intenditori, bravi, e Roberto ti ringraziamo. Allora, non ci sono altri commenti, vediamo se è cambiato qualcosa nel frattempo sugli altri campi, ma Fausto non mi ha accennato niente, quindi non credo. No, si rimane sullo 0-0 a Salò tra Feralpi e Arzignano e a Francavilla Verona, tra Virtus Verona e Padova. Allora, un Lecco che adesso un po' abbassato sia diciamo così i giri del motore, sia un po' sì, in campo sia un po' abbassato, però ci sta. E Novara che allora deve fare la partita con Calcagna centrocampo, cerca e trova Galuppini che ora è uscito a prendere il pallone sulla tre quarti, l'apertura con il mancino interessante ma lunga per servire la corsa di Urso che si inseriva a sinistra. Rivediamo intanto il gol dell'Ecco. Qui Buso sceglie l'uno contro uno, fa secco Buonacorsi, la mette dentro, poi con il tacco nel cuore dell'area piccola, Ilari ormai quasi a porta vuota, ma va con la soluzione anche bella stilisticamente. Dentro il pallone di Giudici, nel cuore dell'area, in mezzo a due difensori, stoppa e poi col destro imparabile all'angolino. Buso segna il 2-0. Cioè, appunto, dopo 20 minuti ha fatto un gol, un assist e un altro mezzo gol. Sì, bravo, cioè poteva già andare a casa col pallone, contento e via. Contropiede ancora dell'Ecco che conquista palla, ci sono comunque quattro difensori schierati. Pinzauti allarga sulla destra, dove Enrici apre per Giudici. Il pallone di Giudici viene contratto, c'è cioè, no, rimessa, sì, rimessa laterale. Dove è finito il pallone? Eccolo lì. Rimessa laterale per il Lecco in zona d'attacco. Ogni volta che però il Lecco scende è veramente pericoloso. E raramente ho visto anche quest'anno una dimostrazione di insicurezza da parte della squadra avversaria come il Novara oggi. Sì, no? Sì, ma infatti è, tra l'altro sto vedendo che dalla parte di là il loro allenatore non sta facendo niente per cercare di migliorare, perché le problematiche comunque vengono sempre dalla destra. Sì. Sì. Adesso con tre attaccanti rischi un pochino anche di sbilanciarti un pochino, sì, almeno ampiezza, sì, copertura nell'ampiezza del campo. Naturalmente, allora rimessa laterale per Girelli che viene servito adesso. Girelli sul fondo prova a crossarla e no, è sfortunato perché l'ultimo tocco probabilmente era rimpallo. Rimpallo sul corpo di Girelli che concede dunque la rimessa dal fondo. Ed invece io mi correggo perché poi ho avuto il dubbio, l'ho avuto di fare, non era stato Giudici ma Pinzauti a crossare sull'occasione, sì, del gol di Buso, quindi mi correggo, tu Giudici, ma in realtà era Pinzauti. E quindi diamo a Pinzauti quel che è di Pinzauti, che sta prendendo tante botte, ma poi si fa trovare anche pronto allargandosi spesso e volentieri, come proprio in occasione del gol, allargandosi sulla destra. Attenzione a cross dentro nel cuore dell'area, anticipa tutti Enrici, che poi non si fida, la spazza in rimessa laterale, poteva allontanarla, non aveva pressione dell'uomo. Sì, è un giocatore a 2 metri. Però vabbè. Enrici, altro giocatore molto cresciuto nel corso delle ultime settimane, rimessa battuta lunghissima nel cuore dell'area, colpo di testa. Poi Urso viene anticipato da Girelli, ma riesce comunque a scaraventare un campanile. Poi Ranieri apre ancora a sinistra, ma fa buona guardia Giudici che trova Zeliak. Spazza in qualche modo Zeliak, ma non riesce a servire Buso. Allora qui forse fallo di Ilari, sì. Stavo guardando la panchina del Novara. Ha già mandato dei giocatori a scaldarsi. Cioè, vuol dire che non è un bel segno. No.
quando mandi al 20°, 25°, sì, hai già fatto un cambio, vabbè, per infortunio, però hai comunque cambiato la fisionomia della squadra. Vuol dire che comunque stai vedendo che c'è qualcosa che non va. Esatto. Non può essere contento sicuramente Marchionni. Antonio Catano, ciao grandi cuori blu celesti, quando giochiamo non ce n'è per nessuno, sempre forza Lecco fino alla fine. Beh, effettivamente, cioè, ciao Antonio, entrare in una partita così e dopo 10 minuti, attenzione Ranieri, scusa ti interrompo un attimo, prego. Sfuma l'azione del Novara, vai. Essere comunque in vantaggio, però ripeto, sono contento che fino adesso abbiamo reagito bene al discorso di domenica, perché questa è un'altra partita, loro non hanno fatto praticamente niente, perché c'era il rischio che esatto. In realtà poi dopo vediamo la classifica come girerà, però devo dire che noi siamo i padroni del nostro destino, cioè della serie. Facciamoli giocare anche un po' loro e possiamo anche giocare di rimessa a questo punto. Questo è vero, però io quando vedo queste prestazioni come oggi e le confronto con quelle che stiamo facendo in trasferta del 2023, sono due squadre diverse. Cioè veramente mi viene nervoso perché no, ma poi le occasioni buttate via, perché cioè adesso un campionato che giocano tutti a Ciapanò, cioè, perché oggi avere mica 30, 3 punti in più. Riconquista palla abuso scatenato a un immobile Bonaccorsi che poi secondo l'arbitro senza fallo, ma abbiamo qualche dubbio, riconquista il Buso si stava involando ancora una volta, andava tu per tu con degli Ardennes e qua non lo so se a questo punto avrebbe sbagliato ancora o meno. Attenzione a Calcagni che apre a sinistra, prova la conclusione con il mancino Vutai, molto lontano. Cioè, abbiamo veramente buttato via delle occasioni per fare un campionato, fatto il parco d'Istra, che malgrado tutto, cioè se io mi auguro, cioè speriamo di oggi, ripeto, fino adesso di portare a casa i 3 punti, ma siamo nella situazione ancora comunque di essere in alto classifica, quindi tante volte il rimpianto è non tanto per un giocatore che non c'è, che era importante avere Giuseppi, però aver buttato via delle partite, cioè in primis quella con la Pergolettese. Ma sono veramente tante. Cioè, se 2-0 in trasferta che vinci fuori casa vai a perdere, cioè, sicuramente poi ti poni anche un po' di domande. Ci prendiamo un piccolo break intanto, 2-0 Lecco. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche, oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in Via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Capito la spezzata. Allora c'è il gol della Feralpi intanto, che sale a 47 perché ha sbloccato ed è andata in vantaggio contro l'Arzignano Valcampo e dunque in questo momento la classifica ci dice Prosesto e Feralpi, quando non è ancora giornata, 47, e Pordenone 46, Lecco al quarto posto a 45. Attenzione perché qui potrebbe andare a calciare, ci prova Zuccon col destro, la palla però si impenna e finisce diversi metri sopra. Però vedi che ha dei problemi, tu non puoi far arrivare un giocatore lì, infatti, da solo, cioè, al limite, che poteva prendere la mira, cioè, e vuol dire che proprio questi due gol gli hanno fatto male e non provano a svoltare la partita. Adesso vediamo se ci saranno dei cambi, ma se continuano a giocare così possiamo farci male solo noi stessi e portiamo a casa la partita, perché il Lecco sta meritando ampiamente la vittoria fino adesso. Una partita che fino adesso non è stata assolutamente in discussione, l'Eco che l'ha già spianata dopo 8 minuti fondamentalmente, l'ha già spianata, la sta gestendo bene, ma rischia veramente di chiuderla, ha rischiato più volte di fare il terzo gol che naturalmente sarebbe importante, però io dico che anche per una tensione è meglio farlo a inizio ripresa il terzo gol. Sì. Dopo Crema non mi fido più. Attenzione perché ancora Pinzauti sta per veramente l'uno contro uno con i due ormai difensori centrali del Novara. È sempre un mismatch a favore di Buso e Pinzauti, che rischiano sempre di recuperare palla. Seguiamo Galuppini che scende sulla destra, punta Zambataro dentro il pallone per Vutai apre a sinistra dove arriva Urso col piattone, c'è la ribattuta di Zeliak, rimane in attacco il Novara. Ranieri, giro palla sulla destra, non c'è però nessuno, è la palla che finisce direttamente sulla panchina di Marchionni.
Questo uno contro uno che si crea sistematico vede sempre i giocatori dell'Ecco, i due attaccanti, in vantaggio sui difensori. Sì. Infatti quello che si sta vedendo è che Novara ormai sembra come se spaccato. Sì. C'è difesa e attacco, infatti vedi, vivono molto sulle ripartenze adesso. Diciamo che non sono molto coperti dai centrocampisti noi. Sì, vedi, adesso loro riescono a fare il contropiede, però se riparte l'Ecco... Se una Galluppini si porta la palla sul mancino, ma lo chiudono bene, gli chiudono lo specchio del tiro. Urso dentro con il mancino sul secondo palo e Zambataro, cosa fai? Colpetto. Voleva appoggiare. Voleva appoggiarla a Melgrati, non si sono intesi, regala calcio d'angolo, ma... Veramente fa la frittatina, la frittatina. Ci ha visto Fausto, la gocciolina di Fausto qua sulla tempia, l'ho vista. Già battuta, attenzione, cross dentro, allontana Enrici, poi colpo di testa alto. Però qua bisogna stare sempre concentrati sino alla fine del tempo, perché è un attimo riaprirla poi la partita sul 2-0. Qui rivediamo, no, il corner è già battuto, poi il cross di Ranieri, il colpo di testa, se non vedo male, di Pinzauti, ma al solito sempre utilissimo anche in fase difensiva. La partita di Pinzauti, uno di quei giocatori, Fabio, tu magari ne hai avuti come compagni durante la tua carriera, che fanno tantissime cose, non solo la presenza davanti, no? Cioè, oltre ai gol, che magari non è proprio la sua grande caratteristica, no, fanno, come si dice, fa la guerra, cioè, il lavoro sporco. Diciamo, ne hai avuti tanti compagni con queste caratteristiche. Sì, ne ho avuti anch'io così, e comunque sembra che poi non fanno niente, ma invece se uno li guarda bene fanno un grandissimo lavoro, fanno, aiutano tantissimo la squadra e servono tanto. Lo vedi come caratteristiche. C'è giallo per Enrici? Giallo per Enrici ha commesso fallo su Ciancio, se non ho visto male, vediamo. Però addirittura giallo. No, su Spalluto. Mi finisce a terra. Spallata su Spalluto, se mi passate la cacofonia, però quello è. Però il giallo. Non lo so. Però, calcio di punizione, però siamo sulla tre quarti, sulla destra. Per il Novara con Ranieri o Galuppini con il mancino a scodellare dentro. Seguiamo il primo ammonito della partita da parte di Andreano Di Prato, è proprio Enrici, 35esimo. Allora seguiamo, c'è traffico in area, Galuppini con il mancino, Girelli di testa allontana, però attenzione perché la palla è per Urso che prova il mancino violento e davanti all'area piccola c'è una deviazione da parte di un giocatore dell'Ecco che ribatte, fondamentale, rimane però in azione offensiva il Novara. Galuppini salta secco Pinzauti che poi va a stenderlo, e qui arriva un altro giallo anche per Pinzauti, direi così, a naso. No. Pensavo che lo... Qui va a commettere un fallo abbastanza deciso, forse era più fallo da giallo questo. Bravo, di prima. Esatto, sì. Non abbiamo visto perché poi manda il replay 11, però non credo sia stato ammonito, no? No. Vabbè, niente, questa è la decisione di Andreano, meglio così. Calcio di punizione però più o meno dalla stessa zolla di prima, leggermente più avanti. Allora attenzione al mancino di Galuppini, che abbiamo visto che può e sappiamo quanto possa fare male con questi rasoiate mancine tese in mezzo nel cuore dell'area. Vediamo ancora... palla, poi c'è il colpo di testa e la deviazione, palla d'angolo, che finisce in calcio d'angolo. C'è stato un colpo di testa, non ho visto. Non dobbiamo lasciare l'iniziativa a loro, mancano 9 minuti, dobbiamo alzarci anche un attimo, perché sono gli ultimi 5-10 minuti ci stanno che stanno un pochino pressando, premendo dietro. Allora, intanto sì, vediamo che poi la Sud si è un po' animata con quelle trentine di persone, 40, che diceva Albino dal collegamento rispetto alla prima immagine che abbiamo visto a inizio partita. Allora, calcio d'angolo per il Novara, c'è sempre un po' di movimento in area. Si aspetta qualche secondo, non vediamo l'immagine perché è tagliata da Eleven nel cuore dell'area. Uno schema, attenzione, perché grande parata di Melgrati sul tiro di Calcagni. Questa è una gran parata. Questo è uno schema, sì, palla bassa, rasoterra al limite dell'area, appostato Calcagni che va subito a calciare con l'interno destro e grande parata di Melgrati sul primo palo. Qui è andata bene, eh? Sì. Perché tra l'altro poteva avere anche la visuale coperta, perché è arrivato un tiro da fuori con dei giocatori che erano anche in area, vicino all'area piccola, quindi è stato veramente un bel intervento da parte di Melgrati. Direi che la migliore occasione... Però dico che se riparte l'Ecco può far veramente sì, male. Sì. Soprattutto in questo... Veramente. Attenzione, guarda, perché prova, ecco, è un 3 contro 1, Girelli, Pinzauti aperta a sinistra, lo vede, e viene servito, Pinzauti entra in area, però poi perde palla, ha perso un po' di tempo, qui Pinzauti si fa anche male.
No, niente però... di grave, però ha rallentato un po' troppo l'azione. Era un 3 contro 1 in partenza a favore dell'Ecco. No, ma poi se lì devi sempre cercare di tirare, cioè male che va, perché comunque se perdi tempo a fermarla e cercare di saltare l'uomo è un danno. Attenzione a cross dentro, ma c'è l'anticipo di Iseliak ad allontanare. Ora, naturalmente, come diceva Fabio, può concedere grandi spazi in Novara perché attacca in massa e soprattutto in quegli ultimi 5 minuti che ci aveva schiacciato. Il Lecco può sfruttare queste ripartenze. Ci prendiamo un piccolo break, rifiatiamo, torniamo per il finale di primo tempo. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania! Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Eccoci qua. Rientriamo con non è successo molto in questa piccola pausa, ma un Novara che sicuramente in questi ultimi minuti ha fatto più pressione, sta salendo, ma Lecco che può ripartire, l'abbiamo visto poco fa, palla subito per Buso che insomma quando accende il motorino prendeva Inzauti, lo accompagna come nell'occasione di poco fa, non è riuscito però a chiuderla. Allora, Walter, sto Zambataro gioca sempre, ma non è che sia un granché, coccolino di Foschi. Coccolino ci piace come definizione, però Zambataro l'anno scorso aveva fatto vedere delle cose buone, ottime direi, quest'anno un po' incalando, però ci sta. Eccolo Zambataro a sinistra, dai Zambataro, smentisci tutti con il destro. Zambataro, la deviazione, Inzauti sulla linea del pallone. Purtroppo non riesce ad avvitarsi. Devo dire che interessante però questa azione di Zambataro. Walter l'hai stimolato. No, però devo dire che è miglioramento, perché Walter ha ragione sulle partite scorse, perché comunque ha fatto un rendimento nelle ultime 5-6 partite veramente basso. Devo dire che oggi lo vedo già col piglio giusto. È un giocatore che sicuramente è importante sulla quel tipo di fascia, è un giocatore che può dare comunque una spinta di fatto ulteriore all'Ecco. Faccio una nota di colore per vedere che mi fa piacere comunque nelle tifoserie. Ho visto il Novara che c'è la bandiera con il disegno, la foto di Udovic, che è un giocatore che nel Novara ha fatto, non so, 13 o 15 anni, che è una bandiera proprio, che era un pelato e quello li guardano. Ecco, è una cosa che noi abbiamo in Lecco Channel Vintage, delle foto anni 60 dove Udovic ha giocato a Lecco in uno spilungone di origine slava, ha fatto tutta la carriera praticamente nel Novara, però vedere che le nuove generazioni fanno con le bandiere fa comunque piacere. Questo è un discorso, insomma, la chicca storica di Ivan, grazie anche a Lecco Vintage è arrivata. Tanto fallaccio e arriva su Zuccone, arriva il giallo, inevitabile per Vutai se non ho visto male, adesso si rialza, no, per Calcagni. Il primo ammonito nelle file del Novara, Riccardo Calcagni. Ammonizione meritata. Sì, fallaccio qua, ha evitato la ripartenza dell'Ecco. Allora, due cose. Walter ci diceva comunque benissimo fino adesso, ma ci sono due squadre. Quello che dicevamo poco fa, sì. Una in casa e una in trasferta. Avere fatto metà, avere solo fatto meno pietà in trasferta, pensate dove eravamo. Eh sì, è quello che ci chiediamo ogni tanto quando non riusciamo ad addormentarci la notte, ci chiediamo dove saremmo se sì. Allora, Padova intanto in vantaggio, se non ho letto male il labiale di Fausto dalla regia, 1-0 contro la Virtus Verona. Dunque tutte le partite si sono sbloccate, siamo verso la fine del primo tempo, 42esimo, approfittiamo di una piccola pausa. Io vi ricordo che è sempre disponibile Per Sempre Blu Celesti, che è il nostro libro realizzato dalla redazione di LCN Sport, con 50 biografie di campioni che hanno fatto la storia dell'Ecco. Uno ce l'abbiamo qua, perché è qui al mio fianco quest'oggi Fabio Cardinio. Ne trovate altri 49 con le biografie, le foto, le statistiche in blu celeste. Potete ascoltare anche la versione podcast. Attenzione all'Ecco che scende a sinistra, palla per Zambataro nel cuore dell'area. Zambataro, cioccolatino dentro, vediamo chi arriva con il mancino, la parata sul tiro di Zuccon. Bravo, un po' di Inzauti, Inzauti col mancino e la grande parata di Desjardin. Allora Zambataro nel cuore dell'area mette dentro una palla deviata e poi ben appostato Inzauti con il mancino la fa rimbalzare e chiude il primo palo in tuffo Desjardin. Siamo al calcio d'angolo dell'Ecco, perché è andato vicino ancora una volta questo primo tempo in cui la squadra blu celeste ha creato tantissime occasioni. Calcio d'angolo di Luca Giudici,
È uno schema, palla fuori, sparisce il giocatore, poi arriva Zambataro che ha crossato con il destro, la palla che è stata rimpallata, Girelli bravissimo ad anticipare tutti ed evitare la ripartenza qua del Novara che poteva far male. Ah sì, sono proprio spaccate le squadre adesso però. Se si erano allungate tutte e due. Proprio... Gioco fermo, dunque annotiamo questa grande occasione per il Lecco con Pinzauti e dicevo con Fabio Cardigno che fa parte di questo libro che trovate naturalmente in ordinabile in libreria in alcune edicole di Lecco, Via Letturati, Piazza Garibaldi e Ivan aiutami San Giovanni Via D'Amello. E trovate anche in tutti gli store, da quello di You Can Print a quello di BS Amazon Feltrinelli, potete ordinarlo, costa 13 euro. Ed è una chicca imperdibile per tutti gli appassionati. E perché mi piace nominarlo? Perché ho qui Fabio Cardigno che ieri sera alla Polisportiva Valmadrera ha premiato un altro dei 50 grandi campioni, Piero Volpi, libero nel grande Lecco degli anni 70 che vinse l'Anglo Italiano e la Coppa Italia semiprofessionisti. È stato penso un piacere da leggenda blu celeste, da grande gloria, da generazione, anche bravo poter premiare il dottor Piero Volpi. Ringraziamo anche Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera, che ci ha consentito e dato questa opportunità di poterlo premiare con il libro in questa occasione. Sì, no, ieri sera è stata una bella festa per noi della Polisportiva Valmadrera. Ricordiamo, tu sei responsabile della scuola calcio. Della scuola calcio, sì. È stata bella, ci siamo ritrovati tutti, gli allenatori, i dirigenti, sponsor, presidente. È stata veramente una bella cena, un bel ritrovo, dove comunque c'era Volpi, che ho avuto la fortuna di poter premiare e essere addirittura dentro con lui nelle 50... delle 50 leggende, 50 giocatori di questa storia blu celeste. Con noi c'era anche Fabio Corti. Esatto, Fabio Corti, suo compagno di squadra. Sì, suo compagno di squadra, attaccante blu celeste, che non è entrato in questi primi 50, ma è nella rosa dei papabili, sì, per i prossimi papabile. 50. Quindi... Vabbè, ma io me lo ricordo, era una letta interessante, poi sì, realizzava, sì. Poi è andato a giocare nel Mantova, mi pare, ha fatto anche una carriera da professionista. Mandellese, esatto. Figlio del Gianin, che suo padre era... 3 minuti di recupero. Che era un giocatore che ha giocato anche in Serie A nel Catania, il Gianin, il papà di Fabio, e era originario di Pescarenico. Però devo dire che rivedere Piero Volpi fa sempre piacere, perché è sempre stato un giocatore, a parte le doti tecniche in campo, un vero capitano, ma poi vedere una persona veramente eccezionale. Io ho avuto l'occasione di parlare insieme qualche volta, ma è una persona che poi quando parla del calcio e parla anche di Lecco gli si illuminano gli occhi. Tant'è che ieri sera ieri ha detto qualcosa dell'Ecco, lo vedevi che è proprio Buso, parti via ancora, no, anticipato, vai Fabio, cioè lo vedevi proprio che è... lo sentiva Lecco, lo sente, anche se comunque lui ha giocato in Serie A, ha fatto una bella carriera, però alla fine tornava un attimo nell'Lecco e lo vedevi che comunque si emozionava, è una cosa che gli è rimasta. E poi ha detto anche una cosa, che lui avrebbe voluto farlo con Lecco e Serie A, è una bella cosa comunque per uno che ha fatto la Serie A. Assolutamente, lui è stato dal 74 al 77, quindi ha fatto solo la Serie C con il Lecco, è arrivato un paio d'anni l'anno dopo la retrocessione fondamentalmente. No, ma poi ha fatto anche in coppia di difensori nella Ternana con Gabriele Ratti, sì. E devo dire che erano due giocatori che comunque erano un perno difensivo importante. Infatti ho letto anche l'articolo che è uscito su LCN, infatti ha ragione chi diceva, ma a livello proprio di battute, che realizzava i gol, ma tanti su rigore, però poi lui ha risposto. E pare che sia stato sicuramente un siparietto con Rusconi. Ha detto che poi bisogna saperli girare. Questo me l'ha raccontato, intanto qui non sta succedendo molto, il Novara attacca in questo recupero, ma il Lecco si sta chiudendo bene. Proprio parlando di Pasinato, altra grandissima leggenda blu celeste, pare, mi ha raccontato proprio Antonio Rusconi, che Volpi ha detto salutatemi Pasinato e ditegli che io ho segnato più gol di lui nell'Ecco, però insomma attenzione alla palla dentro, Melgrati anticipa tutti. E Rusconi ha risposto, però tu battevi i rigori, e Volpi ha risposto, bisogna sapere calciare, giustamente, perché è vero, insomma, sì, anche lui ha realizzato, vado a memoria, 12 gol con la maglia dell'Ecco, Volpi. Pasinato 4, carriera. Però vabbè, erano ruoli comunque dove non è che potevi fare chissà. Allora, diciamo che Pasinato da stopper era difficile una volta riuscire a segnare, non è magari come il calcio moderno che anche magari dai calci piazzati riesce a essere più presente in area, magari si marca zona, quindi hai più libertà. Insomma, era un po' più complicato. Tanto non succede davvero molto, Novara ci prova e Lecco prova a ripartire. Sto gestendo il piano, sempre questo in questi 3 minuti. Attenzione, perché qui grande azione
Di Zuccon, poi Buso. Buso al limite dell'area, non riesce a servire ancora il compagno, però a sinistra c'è Zambataro aperto, Buso la tiene, vuol far passare sì. i secondi, poi però andrà probabilmente a scegliere, no, non riesce a arrivare al tiro per le palle. Forse in questa situazione qua, forse uno di esperienza capiva di più come far finire il primo tempo. Che fa prendere un giallo ai Lari, fa prendere il giallo ai Lari, ecco, che poi deve ripiegare da su Galoppini. Questo qui può darsi che quando hai uno di esperienza ha già capito che esatto. è il 48esimo, deve finire il primo tempo. Piuttosto prova a spazzarla, cioè ecco, ti calcia, dove dice, va, dove va, va. Però insomma, sì, Muso, questi sono un po' piccoli difettucci, ancora è un giocatore molto giovane che fa vedere quanto può essere letale, ma un pochino di esperienza manca. Finisce il primo tempo, direi di sì, un bel Lecco 2-0 in pieno controllo della partita. Sono bastate quelle due accelerazioni a inizio tempo per spianarla questa partita, anche perché il Novara, insomma, se fosse un wrestler si è fatto mettere al tappeto all'inizio, è bastato bastate due mosse, è andato al tappeto, anzi ha rischiato anche il 3-0 e poi ha rischiato, le è andata bene perché due volte il portiere, una volta Buso che cincischia, se no qua eravamo già a far tutti l'aperitivo, ma allora Fausto ci collega a breve con il nostro Albino Alborghetti dallo stadio. Andiamo a vedere se Albino ha sentito, eccolo qua Albino, le nostre stesse splendide impressioni di questo primo tempo. Allora Albino, è il Lecco da versione casalinga, direi alla grande, anche alla grandissima, cioè allora ti ricordo quello che ti ho detto nel prologo della partita, e se noi siamo partiti concentrati, questi qui non sono scesi dal pullman, sì, vero. Diciamolo, no? Gli abbiamo stampato due gol, abbiamo fatto sette occasioni da gol, cioè sette occasioni da gol, di quali due sono di gol, ragazzi, cioè, è una partita, loro hanno avuto una occasione. Sì, sì, allora un'occasione oggi veramente è un no contest, per dirla a livello boxistico. Buso in grande condizione, ma un po' tutti. Grande spolvero, si è mangiato un po' il gol del 3-0 perché lì ha perso un attimino di tempo per calciare in porta, altrimenti sì, però, sarebbe già chiuso. Ma cosa gli vuoi dire? Non gli vuoi poi dire niente, un gol è un assist. Sì. Però Albino, quando andiamo sulle fasce li mettiamo in difficoltà, è sempre così. Sì, ma loro tra l'altro, ecco, quello che mi convince ancora poco, anche se io oggi stasera meglio, è Zambataro, che quando perde palla mette in difficoltà la squadra, non è mai. Se le palle che recupera, non dico quelle che porta avanti, ma quelle che recupera non è mai decisivo, cioè ferma la palla e poi finisce sempre in ballo a darla all'avversario per fare partire l'azione. Sì, noi stiamo rivedendo i gol, sesta rete stagionale di Ilari, che vado a memoria dovrebbe essere capocannoniere ora da solo della squadra con sei reti. Per una volta sono contento di poter dire abbiamo segnato un gol che spesso subiamo, no? Difesa schierata, palla dentro e noi segniamo, no? Quello che a volte lo subiamo quel gol, ed è importante forse, se vogliamo Albino, riuscire, complice anche il Novara naturalmente, come hai detto che non è sceso in campo, però iniziare a fare anche questo tipo di gol può essere magari un qualcosa in più che metti, no? Assolutamente, però io ho visto la voglia di fare la prestazione subito, no? Sì. E se noi ci rammentiamo le cose che diciamo, dobbiamo dire che se poi tu vai sul 2-0, poi giocare in contropiede, ti fulminiamo, Incredibile veramente la ripartenza di Buso, che lascia secco Bonacorsi, poi è bravo il 5 del Novara, stiamo rivedendo a recuperare, ma Buso ha perso un attimino perché ha perso un tempo di gioco, calciando subito probabilmente avrebbe segnato, ma come dici tu non si può dire nulla perché è grande prestazione, quindi un pochino che ci viene anche un pochino a quelle tardi anche la voglia di trattare, no? Sì, è vero, certo. Una grande partita e quindi puoi fare di più, vuoi fare il giusto strafai, se strafai fai. Però è veramente in una di quelle modalità, quando si accende va in questa modalità Buso oggi, è veramente ingiocabile. Poi stiamo rivedendo l'unica occasione, il tiro di Calcagni dal limite, bella la parata di Belgrati sul primo palo. Allora, sottolineo due aspetti di costume, no? Uno è che l'ingresso per il somaro di Galoppini, che è veramente male, no? No? Che ha fatto del gesto, diciamo che non si smentisce, non si smentisce, diciamo così. È sempre stato un buon giocatore, bravo giocatore, però molto provocatore, molto provocatore. E rimane un veramente difficile. No, io non ho nessuna difficoltà neanche a dirlo sul naso, ma non mi interessa. L'altra cosa, non ho visto, secondo me, una grande disposizione di tattica di gioco da parte del Novara. Sì. Ha fatto delle folate.
ma è molto in difficoltà, come diceva Ivan, sulle panche. Sì, poi non ha avuto neanche una grande reazione nervosa al doppio svantaggio, no? Non c'è stato. Non se l'aspettava che partivamo così. Lì è stato un colpo da knockout. No, no, assolutamente, probabilmente la migliore partenza dell'Ecco in stagione, perché pronti via al settimo, trovarsi 2-0, io non ricordo a memoria quest'anno la partenza così. Ragazzi, se finisce così questa partita qui, giochiamo sempre con Novara, facciamo 6 punti, 2 partite. Sì, 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 assolutamente. No, ma poi allora la classifica in questo momento ci direbbe che siamo ancora lì per certo, giocarci. Certo. Sì, Novara lo toglie sicuramente dalla vittoria del campionato. Esatto. Noi possiamo cercare di, a questo punto qui, per giocarci le nostre carte, cerchiamo a fare dei risultati e restare lì a livello alto. È chiaro che se poi riposare rispetto a quando abbiamo giocato le altre volte i play out, no? Cioè sui playoff, no? Sì. Io dico, se tu riesci a giocarla e stare a riposare un po', magari riesci a fare delle cose e poi non si sa mai nella vita, soprattutto nel calcio, cosa può succedere. Esatto, assolutamente. Anche questa anche perché io parteciperò e poi vi estenderò l'invito a una conferenza sul calcio, i soldi, e come cade il calcio, che ci sarà seduta a Milano, alla Rizzoli, ci sarà Marotta, ci sarà Gravino, un sacco di gente. E sembrerebbe che la serie, cioè chi andrà in Serie B nel prossimo futuro, avrà degli aiuti fiscali notevolissimi, no? Economici anche. Ne converrebbe quasi più la B della A, sì, sotto certi punti di vista. Qua questo qui, se vai a vedere i bilanci, qua perdono tutti i soldi. Sì. Poi c'è qualcuno che deve coprire, però. Assolutamente. Non hai ragione, è una chiave di lettura interessante questa che ci proponi, Albino. Va bene, Albino, grazie. Allora, speriamo di continuare a vedere di ascoltare questa musica anche nella ripresa. Ci sentiamo a fine partita. A dopo. Ciao, Albino. Tocchiamoci il marron glacé. Va bene, a dopo. Ciao. Noi ci prendiamo un piccolo break, torniamo tra qualche minuto a farvi compagnia, a raccontarvi il secondo tempo di Lecco Novara. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store, distributore certificato Parker Hydraulics, specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15 a Oggiono, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blu celesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blu celesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Senza la soddisfazione di giocare in Coppa dei Campioni, trofeo conquistato. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Lodigiano di nascita ma blu celeste d'adozione, Attilio Bravi si forma calcisticamente in un contesto di grande prestigio come le giovanili del Milan. E proprio in maglia rossonera fa il suo esordio in Serie A nella stagione 62-63, quando colleziona 3 presenze senza la soddisfazione di giocare in Coppa dei Campioni, trofeo conquistato quell'anno dal Milan. Sono gli inizi di una carriera di successo spesa per intero sulle rive del Ramo del Lago, tanto caro ad Alessandro Manzoni. Il Lecco lo acquista infatti nell'estate del 1963 con l'intenzione di affiancarlo a tettamanti sulle corsie laterali, così come a livello di peso, nello spogliatoio. Le aspettative trovano ben presto conferma in campo. Con la maglia blu celeste Bravi colleziona 285 partite nell'arco di 9 stagioni, di cui una nella massima serie, 5 in B e 3 in C.
conclude la carriera assaporando la gioia dell'ultima promozione del Lecco in Serie B. Non solo difensore di corsa, anche bandiera, a lungo porta infatti la fascia al braccio, degno capitano di un decennio che lo vede alternarsi nel ruolo appasinato, Tettamanti e Sacchi. Una rarità è invece l'appuntamento con il gol. Sono soltanto due le reti messe a segno da Bravi in carriera, una nel campionato di Serie B 68-69 per piegare il Monza nel finale e la seconda nell'aprile del 1970 contro l'Udinese in una partita di Serie C terminata in parità. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blu celesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blu celesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Forza fisica debordante, cuore e senso di appartenenza sono le prerogative di Antonio Pasinato, il Ruspa, come viene presto soprannominato dai tifosi blucelesti. Nativo di Bolzano, 185 cm per 85 kg di invalicabile muro difensivo, Pasinato vive quasi tutta la carriera da calciatore con la maglia del Lecco, dopo i trascorsi da giovanissimo nella nuova Cisterna Latina. Dal 1960 al 68 colleziona 223 presenze e 4 reti con le coppe 238, disputando tutti e tre i campionati di Serie A giocati dal Lecco, più 5 di B, una presenza costante ad alti livelli che ne fa uno degli uomini simbolo dell'intera storia dell'Aquila. Riferimento in campo per i compagni oltre che per i supporter, Pasinato trasferisce la sua enciclopedica conoscenza del calcio e la granitica personalità nella carriera da allenatore, avviata nel 1969 a Salerno e durante la quale torna a Lecco per tre volte. Nel 74-75 in Serie C, dal 93 al 95 in due stagioni di C2 e dalla 24esima giornata dell'Eccellenza 2002-2003. All'ombra del Resegone, Pasinato colleziona in tutto 104 panchine, spesso chiamato a far fronte a situazioni di estrema difficoltà. Una presenza discreta e allo stesso tempo carismatica e un amore viscerale verso i colori blucelesti, come dimostrerà stabilendosi a vivere in città e diventando il primo tifoso del Lecco ogni domenica allo stadio. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed & Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed & Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348-8329-295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Torniamo in diretta per il secondo tempo di Lecco Novara. È pronto proprio il Lecco a dare il calcio di avvio a questa ripresa. Un Lecco che nel primo tempo ha messo decisamente le corde
la formazione piemontese. Un Lecco che ha e sta meritando di essere avanti 2-0. Non ci sono cambi, almeno così a vedere, non mi sono sembrati, non mi sembra che ci siano cambi nelle due squadre. Novara che è stato costretto già a una sostituzione nel corso dei primi 45 minuti dentro Galluppini per l'infortunato Benalouane. Ne ha approfittato Marchionne naturalmente per stravolgere l'assetto tattico della sua squadra e mettere una punta in più. Lecco che ora avanti, Zambataro prova a dialogare con Buso, viene anticipato, prova a ripartire Eccoci. il Novara. Lecco che però ha iniziato bene anche questa ripresa, almeno sembra dalle intenzioni, grande pressione, subito è ancora Pizzauti che recupera palla, poi Buso. Vediamo se c'è il break, Iniziale Zuccon, c'è questo. fallo, c'è fallo, non ha dato il vantaggio, sì, quindi ha fiscato fallo perché è arrivato un Anche l'ha pestone. munito. Ammonito? Sì. Buona. Buonaccorsi, Buonaccorti era la presenza, Enrica Può essere il figlio. allora, 46esimo, un minuto se n'è andato, ma Lecco che costantemente nella metà campo del Novara, nel recupero palla, veramente sta costruendo la fortuna di questa partita. La squadra di Luciano Foschi. Anzi, io credo che adesso poi vediamo come si metterà la partita, ma potrebbe esserci magari anche più avanti, tra qualche minuto, già qualche cambio per dare, no? Per far Sì. rifiatare qualche giocatore e mettere dentro magari qualcuno che ha bisogno di trovare un po' più di fiducia. Visto l'andamento della partita, magari te lo potresti anche permettere tra qualche minuto. Ci prova il Novara a sinistra con Vutai, ma scende fino in fondo. Enrici fa buona guardia, Battistini fa buona guardia. E va a guadagnarsi anche facendo rimpallare la palla sul ginocchio dell'avversario. La rimessa dal fondo, naturalmente non l'abbiamo detto, ma oltre ad Albino c'è come al solito Matteo Bonaccina al campo oggi a bordo campo con la sua macchina fotografica. Ci racconterà poi con le sue splendide foto, come sempre, che potete trovare solo su LCN Sport. Questa sera la partita anche in immagini, poi troverete tutti i contenuti relativi a questo match, pagelle, video con gli highlights, le interviste. Ovviamente tutto questo solo su LCN Sport, ricordiamolo, gli unici a proporvi tutto questo tipo di contenuti riguardo alle partite dell'Ecco. Allora, l'Ecco che scende alla sinistra, Zambataro. Viene chiuso. Ti aspetti un Novara diverso, Fabio, o che continui sulla falsa riga del primo tempo? No, sinceramente adesso il Novara o fa qualcosa o se no deve per forza, perché se no finisce il campionato per il Novara. E quindi E deve. deve a tutti i costi provare, ma già secondo me non è come il primo tempo il Novara, come aveva iniziato. Sembrano più cattivi, diciamo così. Deve essere bravo il Lecco adesso a non farsi mettere sotto, ad avere Sotto. paure, niente, deve continuare a fare la sua partita perché avrà ancora l'occasione anche per chiuderlo. Riscaldano tanti giocatori intanto dalle panchine. C'è calcio d'angolo ben conquistato da Luca Giudici. Tanto uno squarcio nella rete in curva sud. Giudici scodella nel cuore dell'area, allontanata. Zuccone arriva per primo sul pallone, non può calciare. Allora apre di prima a sinistra dove Zambataro è sotto pressione. Non si fida, neanche troppa pressione, e va indietro direttamente da Melgrati. Lecco che naturalmente ora gioca anche un po' a rallentare, no, i ritmi perché ne ha probabilmente giovamento. Naturalmente chiediamo ai nostri amici di chiederci ancora di farci qualche domanda sulla partita, visto che i ritmi anche non sono altissimi. Quindi, se hanno qualche curiosità, siamo qui per rispondervi. Se avete qualche curiosità anche per Fabio Cardinho, che oggi qui il nostro ospite, naturalmente, non esitate a sottoporcela. Un Lecco che fa la partita, tiene molto palla, in questo avvio di secondo tempo gioca con grande sicurezza, no? E queste sono le situazioni in cui poi prendi anche fiducia, no? Fai, ti trovi 2-0 con un avversario che sta facendo fatica, Sì, ti viene tutto un po' più facile. sicuramente. Lo stop è che sicuramente se stai perdendo 2-0 ti viene molto difficile da fare, invece sul 2-0 a favore forse ti viene anche con più semplicità. E l'Ecco adesso deve stare solamente tranquillo che prima o poi l'occasione gli arriva.
importante cercare di non subire quel gol, perché riprendere la partita, esatto. Sì, cambiare anche un pochino le prospettive psicologiche della partita, no? Sì. Anche perché hai avuto almeno due grandi occasioni nel primo tempo, non le hai segnate per andare. Poi lì entra la paura, sì. E abbiamo visto Crema, è cambiata in un attimo Crema la partita, sì. 2-0 Lecco, gol della Pergolettese, la riapre subito. Sì. Girelli, grande corsa per andare a fare pressione quasi fino dalla... E per innovare è complicata comunque, cioè sta... sì. Noi possiamo segnalo se possiamo farglielo fare noi, se no invece se continuiamo a giocare così la vedo dura, perché vedi come fanno, cioè comunque non hanno, non sono entrati nel piglio di dire vado a giocarmela, anche perché li puoi affondare col 3-0 sul fuorigioco, però per le azioni di fuorigioco, però perdere 2-3-0 non cambia nulla, perché comunque... Eccolo qua. Colpo di testa, cerca Rocca, viene anticipato bene da Girelli, rimane davanti Galuppini a sinistra, Galuppini chiuso da Girelli, lo scambio ancora con Rocca che prova a restituire palla al compagno, poi apre a sinistra per Urso, la finta su Zambataro, prova a sfidare, è su Giudici, prova a sfidarlo, ma Giudici torna, gli soffia il pallone, allontana, ma c'è comunque la pressione del Novara. Rocca 1-2 col compagno, Rocca può quasi andare al tiro, lo chiudono, allora perde un tempo di gioco, è costretto ad allargare, ecco, e questa è la dimostrazione che quando sei in difficoltà sbagli queste cose, ma perché ti obbligano a sbagliare. Questa è una cosa, sì, sì, la stiamo interpretando comunque giusta la partita anche sul 2-0. Brava la linea difensiva dell'Ecco, brava la linea difensiva dell'Ecco qui a chiudere le linee, a portare sull'esterno i giocatori del Novara. Qui Rocca ha anche perso un tempo perché poteva calciare, ha preferito portare palle, poi ha sbagliato, ma dai, ora riparte forte, guardalo qua, guarda Giudici, Zambataro perde un po' il momento, perde anche il pallone. Sì, un po' mi unisco a quello che diceva Albino alla fine del primo tempo, quello un po' meno diciamo nel coro oggi è Zambataro, perché qualche errorino di troppo lo ha commesso, per carità, niente di grave, ma mentre tutta la squadra sta giocando su livelli di eccellenza, e lui sta facendo un po' più fatica, conferma forse di un momento non esaltante di forma. Ilari invece, lui anche oggi decisivo, apre palla proprio per Zambataro, che fa salire, che sarà un caso da quando è arrivato Cusimano, e Ilari che comunque scusa palla di ritorno di Giudici per Zeliak si fa anticipare, qui ci devi mettere il piedino però, Zeliak, dai. Poi dopo cosa succede? Quando è arrivato il potenziale sostituto di Enrici sulla fascia, che Cusimano non sbaglia più una partita, perché il rendimento di Enrici era spesso altalenante. Devo dire che da un mese a questa parte lo vedo comunque più sicuro, più concentrato, probabilmente avendo vicino un giocatore che gli può prendere il posto, sicuramente anche parità come fuori quota, lo mette in condizione comunque di essere molto più concentrato. Ci sono delle partite dove anche questo campionato Enrici comunque da questo punto di vista era un giocatore che magari c'era la distrazione di troppo. In realtà devo dire che ultime settimane bene, esatto, sta facendo proprio bene, sì sì. Sul tentativo di Urso che segna da 25 metri, attenzione, prova il jolly, una castagna di Mancino, questo col Mancino proprio il jolly, pesca il jolly, Melgati non la vede partire, però ci prova tardi. Bravo, ci provo tanti, perché un po' di responsabilità l'ho visto partire, sì, magari allora vediamo. Vediamo palla aperta, nessuna pressione su Urso, ecco, guarda dove era portiere, dalla lato di sinistra fermo, fa partire, ha fatto un passo dal lato di là, e sì, non di ha là. Letto bene la traiettoria, no, da subito, sì. Attenzione perché poi queste cose qua non va bene, quindi Novara accorcia 2-1 Urso da fuori area, ecco, adesso al 53esimo. Diciamo che non ci voleva adesso. No. Per niente. E allora chiedo a Fausto se ci prendiamo un piccolo break sul 2-1 per il Lecco. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania! Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Attenzione, calciata direttamente in curva nord, ora ha preso fiducia il Novara, attenzione, abbiamo detto, io non voglio evocare fantasmi tipo Cremaschi, ma
La partita si riapre in un amen, ora l'Ecco deve rimettersi lì con la testa a fare la partita senza paura, perché insomma è ancora lunga, siamo a 55 e adesso il Novara ci crede, perché naturalmente solo un gol la differenza tra i due qui. Vutai lotta e dà un ottimo pallone a Rocca nel cuore dell'area, dentro il pallone di Vutai che attraversa tutta l'area piccola. Penso, e poi per fortuna non trova compagno. Degli anni un po' di sistemata, però perché la parte di Ricci metto già in difficoltà la seconda volta. Giudici sta un po' soffrendo, la catena di destra, Giudici Zegli ancora sta soffrendo un po' le azioni d'attacco del Novara. Sì, Slim Shalia Bidu che ci scrive: dai Lecco, chiudetela questa volta. Bisogna chiuderla, sì. Speriamo, sì. Adesso il Novara, anzi, bisogna un attimino far passare la sfuriata del Novara adesso, perché. Ci credo alla formazione di Marchionni, Urso, autore di un grandissimo gol, è vero, ma troppa libertà nel calciare e Melgrati non la vede, quindi ha sicuramente delle responsabilità. Il cross da destra, il colpo di destra di Ricci mentre in angolo. Adesso stiamo un po' subendo. Lecco soffre adesso. Sì. Calcio d'angolo ancora, allora contiamo per il Novara. Tanto, attenzione. Detto qualcosa alla panchina, intanto già battuto con l'arbitro che ancora che farà ribattere, perché stava parlando con la panchina del Lecco. Se non ho letto male, ha detto la prossima vai fuori. Sì, sembrava quello. Ma qualcuno gliel'ha detto. Però qualcuno gli ha detto, insomma, la prossima si fuori. Era abbastanza eloquente. Intanto si è riempita la curva nord, lo sottolineiamo. Allora, dentro nel cuore dell'area, attenzione, colpo di testa, salva quasi sul limite dell'area piccola un giocatore dell'Lecco. E qua c'è Mani, però. Sì, lo chiedono tutti, l'arbitro non se ne avvede. O sì? No, è rimessa laterale. Sparisce intanto il pallone, si lamenta un giocatore del Novara, ma il pallone che è andato dietro i cartelloni pubblicitari. Fanno ricomparire subito. Vedi che ne è arrivato un altro dall'altra parte. Rimessa laterale in zona offensiva comunque per il Novara. Allora attenzione, seguiamo perché 57 minuti, 2-1 Lecco, partita che si è inaspettatamente, ma come spesso accade nel calcio, riaperta con un episodio, ovvero un jolly, un tiro da fuori area di Urso, complice un po' sia la difesa dell'Ecco sia... Fino a quel momento non ha fatto niente il Novara. Recupera palla Zuccon, non ce la fa. Dobbiamo essere bravi qua nei contropiedi adesso. Sì. Però insomma... Che ci hanno messo lì. Un ex allenatore dell'Ecco che Fabio si ricorda bene, cioè il calcio è questo. C'è 0-0, una castagna a 30 metri e 2-1, partita aperta. Poi puoi stare lì a fare tutti gli schemi che vuoi, no? Le ripartenze, eccetera, eccetera, la zona, la pressione alta, tutto quello che vuoi, e poi però la risolvi così, no? O da un calcio d'angolo, da, insomma, una mischia. L'Ecco che ora prova la ripartenza, dai. Allora, no, Battistini no, perde palla, fare quelle cose lì. Non dobbiamo giocare con sufficienza, attenzione. Nel cuore dell'area, attenzione, buttare dentro il pallone Rocca da solo può calciare, non lo chiudono Rocca, Melgrati con gambone fa il miracolo. Ma si mette a dribblare, cioè adesso va bene tutto, ma sei in contropiede. No, fallo. Fallo. Sì, boh. Cosa abbiamo rischiato però ancora una volta, fa scricchio. Ora si sente scricchiolare da tutte le parti l'Ecco, Attenzione, c'è una allora Rocca nel cuore dell'area, servito, Giudici non può fare fallo, sarebbe rigore e sembra c'è abuso del primo tempo. Sì, va uguale. Va a calciare, intanto fuori Zambataro dentro Lepore, il primo cambio di Foschi. Beh, questa è giusta, è giusta. Sì, esperienza ci sta. Anche perché Zambataro era un po' in sofferenza adesso. E vediamo se non cambia però fascia, no, rimane Lepore a sinistra e Giudici a destra. Abbiamo visto applaudire i suoi Foschi che cerca di stimolarli. Palla persa però gravissima quella dell'Ecco. No, ma poi da un giocatore come Battistini, non puoi fare quelle cose lì. Ha munito Urso. Munito Urso è il quarto già munito, se non sbaglio. Buonaccorsi, Spalluto e Calcani nelle file. No. Sembrava il 5 Urso, che no, Urso. È Urso, sì. Sì, no, ha ragione Fabio, Urso, sì. Facendo anche il Fausto dalla regia. È il quarto ammonito nelle file del Novara, Ilari nelle nostre, quindi 5 ammoniti finora. Partita non va detta, abbastanza tranquilla da quel punto di vista. Sì, si credeva che era più maschia, ma invece
e forse due gol hanno un po', sì, un po' cambiato la situazione che si credeva iniziale della partita. Però adesso molto bene. Palla scodellata dentro, un colpo di testa altissimo. Battistini, bravo, col tacco la rimette dentro, ma non c'è nessuno. Battistini era appostato sul secondo palo, bravo, rimetterla dentro, ma non ne approfittano i compagni. E allora Girelli può far ripartire l'azione dell'Ecco direttamente dalla propria difesa. Lancio lungo, l'Ecco però rimarrà davanti, quantomeno sta, diciamo così, calmando un pochino l'ondata emotiva anche del Novara, sì, dopo il gol. Ci vediamo un piccolo break, torniamo subito. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche, oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Rieccoci, rieccoci, non è successo niente in questa breve pausa. Certo, il Lecco ha sofferto in questa fase di secondo tempo, ma Ivan, c'è ancora tanta partita, sì, non, certo, bisogna farsi prendere da quella ansia. No, lunga, c'è ancora mezz'ora di partita e sì, l'importante è avere retto quei minuti dopo il gol, che poteva, solitamente nel calcio succede che poi magari c'è un attimo che perdi un attimo la Trebisonda, magari vai a prendere il secondo. Devo dire che abbiamo retto questo, adesso andiamo avanti. Speriamo che magari anche di vedere anche qualche cambio, perché ripeto, loro se sono ringalluzziti, ma hanno, sì, fatto un gol che comunque su una prodezza di un loro giocatore, sul fatto che l'abbiamo lasciato nella possibilità di tirare in porta, però il tuo giocatore lì non devi tenerlo completamente libero, però vabbè, stiamo conducendo 2-1, io sono fiducioso, speriamo. Intanto ci scrive utente che ha come nome utente Slim, Shadi, scrive, mi chiamo Davide, ci scrive, tanto seguiamo palla no sul fondo. Penso che la squadra si stia comportando in modo troppo superficiale come contro la Pergolettese. Spero che stavolta reggano la pressione, ma l'atteggiamento non mi sembra costante. Dai Lecco, non buttiamo via anche questa partita, scrive Danilo. Sempre Davide, dovrebbero lavorarci su meglio. Sì, devono riuscire a tenere l'attenzione e la tensione sulla, sì, partita. Esatto. Sì, no, è vero, che... però è anche vero che ci vogliono gli uomini di esperienza in queste cose qua. Sì. Queste situazioni qua sono fondamentali. Sì, sì. Come avere adesso uno davanti di esperienza, in questo momento qua ti serve. Sono al break della Novara, dentro il pallone, va a calciare Butai, non riesce però... La punta di esperienza adesso molto ovviamente ti prende il fallo, dare forza. Esatto, esatto. Ti dà profondità. Ti dà profondità, capisce. Eccolo lì, adesso l'Ecco serve. Sì, qui abbiamo rischiato, perché tra l'altro c'è il contrasto. Io ho visto precipitarsi vicino al dischetto l'arbitro, mi sono impaurito, perché ho detto non è che... No, beh, una bella posizione l'avrà visto, perché sì, comunque era dietro qualche metro, però... O poi Butai va nello scontro col difensore dell'Ecco, non riesce a calciare. Buso va via, attenzione a Buso, uno contro due, dai Buso! Non può calciare, qui vediamo se apre per Giudici. Arriva la palla per Giudici, che poi però dà un cioccolatino direttamente, una telefonata. Questo è brutta. Cos'è qua? Una telefonata a Desjardins, poi c'è un fallaccio su un giocatore dell'Ecco. Rosso, portiere. Ma ha ammonito anche uno dei nostri. Ha ammonito anche, sì, un giocatore dell'Ecco, forse per protesta, Saudi, forse Muso. Desjardins ha ammonito, espulso invece. No, il portiere. No, espulso Desjardins, perché aveva anche il giallo, non ho capito. Per Pizzauti. Per un giocatore dell'Ecco, perché Pizzauti, l'ha alzato verso uno dei nostri, però non ho visto. Allora, più. Purtroppo vorremmo rivedere adesso quello che è successo, ma Novara in 10 uomini, questo ve lo diamo per certo. Allora, prima c'è il tiro di Giudici che veramente dà una telefonata in braccio a Desjardins. Desjardins poi Pinzauti, Pinzauti no. Allora, del rigore, sì. Beh, sì, Ah sì, è vero. Sì, sì. Allora, spieghiamo, Desjardins, Pinzauti va a trattenerlo da lontano. Sì, però no, non è a trattenerlo, sì, va a ostacolarlo nel compagno nella fase di partillazione. Si gira e gli tira un cartone, diciamo, fondamentalmente viene giustamente espulso. Pinzauti ammonito, però come riparte il gioco?
Perché ha fischiato prima il fallo a Pinsauti, secondo me, poi la reazione, e quindi c'è sì. Allora, bravo, perché sì, la munizione l'ha data lui, corretto, giusto, quindi non c'è rigore. Sì, sì, peccato, sì, perché... Beh, comunque adesso dovranno togliere un giocatore, mettere il portiere, e quindi possiamo approfittare anche di questo. Questa è piena gran cavolata che ha dato il portiere. Sì, sì, sì. Proprio... Ecco, qui adesso dobbiamo cercare comunque di chiudere la partita, perché con un giocatore in più e... se non chiudi adesso, intanto c'era un doppio cambio nel Novara. 10 e... Entra il 10, dovrebbe essere Marginean, giocatore rumeno. Marginean. Forse Saidi. 18 Spalluto fuori, 20 Pelagotti. Il portiere, cos'è? Il Menegaldo è dal 2005. Pelagotti va in porta, Pelagotti va in porta, e poi no, Marginean che entra centrocampista, che è uscito? Calcagni, dunque qua non cambia molto, Marginean no, probabilmente... No, però loro adesso hanno tre attaccanti dentro. Sì. Ci hanno comunque, intanto va a parlare con Marchionni, l'arbitro. Adesso tre attaccanti con uno in meno, vedrà qui che avrà un sacco di spazio l'Ecco adesso nelle ripartenze. Esatto, quindi se prendiamo velocità di Buso ispirato, può darsi che andiamo a... Perché secondo me Dante, avanti queste partite, se puoi fai il terzo e la chiudi, basta. Ma che io ho sinceramente una sostituzione. Sì, anch'io, bravo. Sì, sì, sono d'accordo. Forse ci starebbe anche. Ma anche su Pinsauti che già ha ammonito, metti Bonino. Bonino come il nuovo acquisto, che comunque è un giocatore dalle caratteristiche simili. Sì, tu dici adesso ci potrebbe anche stare, magari butti dentro una palla. Sì, ma esatto, sì, no? Sì. Su cui puoi andare. Adesso ci vorrebbe. Siamo andati bene sulle fasce 11 contro 11 nel primo tempo. Adesso, comunque, avere un giocatore in meno, sicuramente più spazi. Intanto pareggia il Renate col Vicenza, e dunque altro risultato che ci prendiamo più che volentieri. Sì. E fa una bella divisione adesso. 5 davanti la classifica. Sì. Se Vicenza gli toglie un punto a 40. Sì, no, la classifica adesso è molto molto interessante per il Lecco, perché se la giocano in 4, in 5. Te la vado a mettere 5. Qua. Sì, vediamo un attimino. Allora. Sì, Vicenza che si stacca. Feralpi, Prosesto, Pordenone, Lecco. Inizia già a farsi una piccola fratturina lì. Cioè, due punti dalla prima classifica. Due punti dalla prima. Ecco. Ma né Feralpi, né Prosesto, né Pordenone ti danno la sensazione di poter spaccare il campionato. Sì. E andiamo a vederla, Feralpi e Pordenone devono venire a Riga Monticelli. Esatto. Prosesto non mi ricordo, l'abbiamo già fatte tutte. Sì, tutte e due. Quindi niente. Però Renate non credo che voglia ambire proprio. Sì, il discorso di ogni anno. Quindi, attenzione, vediamo se seguiamo lo svolgimento qua, perché sta ripartendo il Novara, poi andremo in break, no, rimessa laterale. Ci vediamo una piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home, info prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci, non è successo niente, anzi non si è praticamente quasi giocato in questo minuto. Siamo al 70esimo, allora 2-1, ma Fabio, nel momento forse migliore del Novara, perché comunque ci credeva, è arrivato questa espulsione che ti taglia un po' le gambe. Sì, no,
una situazione del genere proprio te le taglia le gambe. Se tu sei lì che vedi che puoi riprendere la partita e ti succede una cosa del genere, proprio, cioè adesso rischi al Novara. Non si fanno quelle cose. Girelli dentro, scusa, fa un pallone bello, ma viene allontanato. Pinzauti può andare quasi a calciare con il destro esterno, era interessante, Girelli, ma viene ributtata fuori dalla difesa. Poi Lepore, bravo, apre subito di prima Zuccon. Dai Lecco che bisogna fargli il terzo e chiuderla. Dai Lecco che c'è un aperitivo che vi aspetta per questa allora palla dentro ancora per Lepore, il tacco, attenzione perché va sul bello il cross deviato, calcio d'angolo. Bene. Buso ancora scatenato oggi, scatenato, non lo tengono mai quando parte. Davvero una grande grande partita oggi di Nicolò Buso. E sarà comunque calcio d'angolo per il Lecco, Lepore, il cui ingresso sicuramente ha portato un po' di vivacità, perché cerca anche un po' più la giocata rispetto a un timido Zambataro, quindi a sinistra, adesso poi anche con l'uomo in più, comunque l'Ecco lo ricordiamo per l'espulsione di Desardin. Dentro il pallone di Lepore, allontanato, ci sono mille palloni in campo e l'arbitro non se ne accorge, è stato buttato dalla curva sud un pallone. Aveva detto Fausto che a Novara fanno comparire i palloni, i tifosi in trasferta a comparire il pallone. Allora, si... No, ti vanno anche i sassi. Posso allora, calcio d'angolo ancora per il Lecco, dall'altra parte penso giudici la scodella nel cuore dell'area, non riusciamo mai a dare il discorso di Eusepi che manca, non è casuale perché facciamo fatica su questo tipo di situazione a calcio piazzato ad andare a saltare. Giudici, bravo, bravo Luca a riconquistare il pallone, poi lo fa carambolare sulla gamba di Rocca e rimane avanti il Lecco, forse c'è un cambio però, eh. Sì, sta uscendo. Fuori Pinzauti, Pinzauti. Fuori Pinzauti. Bonino, qualcuno l'ha detto, dentro Bonino e arriva il momento di Bonino negli ultimi 20 minuti. A prendersi gli applausi della tribuna, della curva, dei distinti, di tutto lo stadio, Lorenzo Pinzauti che anche oggi se l'è guadagnata come la pagnotta. E come? Perché grande sacrificio, l'assist per il gol che ha sbloccato la partita. Insomma, mica poca roba per Lorenzo Pinzauti. Buon anima. Adesso vediamo questo Bonino. Si spera che dia una grossa mano. Eh sì, intanto Ziliak va a cercare di riconquistare il pallone. Il Novara prova a distendersi, ma c'è ora sempre la superiorità numerica a centrocampo che ci consente di recuperare il pallone. Ilaria apre a sinistra, scende Ricci, trova Lepore. Di prima intenzione, eccolo Bonino, tocca il primo pallone, si gira, la lascia a Lepore che viene poi anticipato da... Buonaccorsi. Basta adesso mi ha messo in testa Enrico Buonaccorsi. Vabbè, niente, rimessa tra in zona d'attacco per il Lecco, 73esimo. Bisogna assolutamente chiuderla per stare tranquilli questa partita che ci riporterebbe questa vittoria a due punti dalla vetta del campionato. Calcio d'angolo, no, rimessa dal fondo. Anche perché se adesso segni rischi che proprio la partita basta, come se si lascia andare. Sono d'accordo con te. Poi ci sarà la partita con la Juve domenica prossima, 19, a che ora è? 12.30? Mentre mangiamo la polenta, ci portiamo la schiscetta. 12.30, così. Perché lo disse qualche tempo fa l'allora presidente della Lega, che disse, tra l'altro dopo parliamo anche di Matteo Marani che è diventato nuovo presidente della Lega, però attenzione qua, Zuccon la fa rocambolare su Marginianu, poi ancora azione offensiva con Galuppini del Novara, Ranieri apre sulla destra, Ciancio, Scodella dentro il pallone, ancora nell'area c'è fallo anche, però, l'arbitro è girato di spalle, non lo vede, Guadagnini non l'aiuta, si continua a giocare, Novara ancora avanti, dentro il pallone di Giannis. Il Bonino di testa fa ripartire Buso che accende la Vespa, prova ad andarsene, si prende il no, si gioca, non c'è fallo, però veramente quando accelera è spaventoso, no? Però lì è un po' pretenzioso perché c'è il tuo compagno Una massa. Ecco, c'ha ragione anche io, ma non va bene che ti accendi, però cioè, ogni tanto va un po' la pizzicava anche di esterno, andava su, attenzione a Ranieri, no, gioco fermo, no, fermo. Il gioco ogni tanto va troppo a testa bassa, ecco, no, ma questo poi può rappresentare un limite perché poi è normale che lui sa di avere questa caratteristica, è in giornata di grazia,
Però è normale che devi anche pensare che c'è un tuo compagno che è in una situazione migliore di te, quindi devi dargli il pallone. Perché a questo punto di vista devo dire che... C'è il dato di Matteo, totale 1382 sì. spettatori, di cui 94 in curva sud, alla fine sono arrivati. Guardate che se andiamo a vedere gli spettatori del nostro girone siamo al quinto posto. Sì, anche, sì, ecco, è quindi... un brutto dato, ecco, rispetto a ecco, vabbè, poi... È vero anche che fa freddo. Sì, certo, esatto. No, diciamo ma che poi, tu che hai giocato a Riga Monticelli, a quest'ora fa freddo, a Riga Monticelli. Certo. Fa freddo. Noi ce lo ricordiamo, insomma, da spettatori di tanti anni, però è meglio da un certo punto di vista qua al caldo che sì, il tribuna in curva. Ci prendiamo un piccolo break. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed & Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed & Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348-8329-295, costamarinapeschici.it, Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Allora, mancano 10 minuti, un quarto d'ora, circa 14. Stavamo parlando anche qui con Fabio Iman, qualche cambio ancora, magari un Tordini. Sì, un Tordini, io almeno. Magni anche, potrebbero essere anche le caratteristiche delle caratteristiche. Allora, più anche magari un Tordini, perché se lo facciamo giocare nella posizione giusta col tiro che ha, può... Sai cioè, cosa anche? Sì. Con la superiorità numerica può andare a cercare anche lui l'uno esatto, contro uno, sì, sì, per fiducia, che gli servirebbe anche trovare un po' di fiducia. No, esatto, poi comunque certo. A prescindere devi cercare di aumentare i minuti giocati. Sì, qua la palla per Buso è buona, 2 contro 1, ma Buso apre per Bonino, Bonino! Bonino fa il 3-1 e la chiude! Buso ci ha ascoltato, sì, quindi, bravo, grande bravi, assist, bravo, alza lo sguardo, bravi. Vede Bonino arrivare sulla destra, gli dà un pallone col contagiri e Bonino la piazza sul palo. Non ha tirato forte ma di preciso, l'ha dato là, guarda, lo vede arrivare, dice to, vai. Bello, meno male. Buso comunque man of the match, 2 assist e sì. Un gol. Esatto. Bonino trova il suo primo gol in maglia blu celeste e l'abbraccio con i compagni, vanno però, Ilari qua va da Buso giustamente a dargli il giusto riconoscimento, intanto va in vantaggio, torna in vantaggio il Vicenza con il Renate, però veramente va a prendersi anche gli applausi anche della curva. Bonino, bravissimo, ma una palla che sembrava buttata lunga, sì. Non ho visto se Battistino e Ricci, ma può darsi che così sì. Che è buttata, sì, sì. Però quando però, è Buso che ci va, sì, la palla la prende prima dei difensori. Però ci vogliono quei giocatori lì, sì. Adesso è vero. Infatti Ivan diceva proprio di Tordini, sì, 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 quelli lì brevilini che adesso palla su, esatto. No, ma infatti io dico adesso se è sul 3-1, ecco, che non capisco questo allenatore, dagli la possibilità di entrare in partita, sì. Perché tanto ormai cioè, mancano 12 minuti, siamo in una situazione di essere in vantaggio numerico sui giocatori, dagli la possibilità, dai, perché è un giocatore che deve fare minuti questo per recuperare. Ah, sicuro. Per esempio, anche lì fai la standing ovation a Buso che esce e entra Tordini, cioè questo è il discorso, il protagonista assoluto della partita oggi è Buso, perché comunque sì, ha fatto assist, cioè anzi ha fatto gol, 2 assist, quindi il protagonista è lui, però su queste cose non proprio mi faccio un po' fatica a capirlo, però vabbè, non entro nel merito perché anche comunque non faccio l'allenatore, faccio qualcos'altro, però volevo dire. Mi piacerebbe vedere Pietro questo tipo di giocatore che può rappresentare un patrimonio. Ecco il cambio, ecco il cambio. Eccolo, eccolo allora, io non è chiamata la Stand Foschi. Vediamo che ci ascolta. Chi? Ma chi? 40... Chi è entrato, scusa? No, ma mi ha messo Tordini. Bianconi. Tordini. Bianconi. Tordini. Ha fatto anche Bianconi. Ah, ha fatto il doppio, ok. Allora, grazie. Cerchiamo di fare ordine. Tordini per Buso è quello, siamo tutti d'accordo. Giusto. Zuccon, che è stanco anche perché comunque ha giocato una buona partita, ha corso tanto, ha toccato tanti palloni. Però dentro Bianconi... un difensore Bianconi, cerchiamo di capire come ci mettiamo. Lacti. Anche Lacti? Ah, Lacti. Continuano a entrare tutti. Mi ascoltate. Chi è uscito per Lacti? Allora, adesso cerchiamo di capire anche chi è uscito, perché è uscito Zuccon, a meno che non sia uscito anche un difensore, allora a questo punto magari non cambia molto. Ecco proprio Tordini che tocca il primo pallone, Bonino
dentro Lepore, bello di prima ancora per Tordini. Questa è una ripartenza interessante dell'Ecco. Tordini subisce fallo, prende il giallo il giocatore Urso. No, Urso è già ammonito. Rocca. Vedi, guarda, appena entrato. Appena entrato, sì, va via, giallo. Va via, giallo subito. Allora, però, intanto, qua il mister bisogna dargli merito. Sì. Qua ci stava a fare questi cambi, sì. Sì. No, ma il mister in realtà è in collegamento, qua ci sente, noi gli diamo delle dritte, sì, gli dirà, ma quei tre lì. Cos'è che ha detto? No, stiamo scherzando, naturalmente, non c'è voglia il mister che sta facendo bene. Allora, attenzione dentro, Tordini non riesce a calciare sul tacco di Bunino, che era molto interessante, è andato un po' scarico, ha cercato l'esterno destro, l'ha un po' masticata questa palla, però l'Ecco che rimane avanti, ora Girelli... Palla non filtra per Giudici, prova a ripartire. Allora, la formazione avversaria, cerchiamo di capire a breve, vi diciamo chi è uscito. Intanto arrivano le foto, non so se avete mandato già le foto di Bunino, magari Bunino che esulta verso gli spalti o anche mentre calcia in porta, non è male le foto di Matteo che ci sono arrivate dalla festa dei giocatori dell'Ecco. Comunque allora, Ilari gran partita. Sì, Ilari è un giocatore che è un po' l'anima, è un po' l'anima di questa squadra. Forse il leader tecnico. Mamma mia. Allora, adesso seguiamo ancora azione a sinistra dell'Ecco. Non si sono capiti qui. Attenzione, facciamoli ripartire. Ci prova Galuppini. Poi però in vantaggio Enrici che chiude direttamente fuori. Non si è fidato qua di toccarla per Ilari che era a fianco. 82esimo, Novara in 10, Lecco 3, Novara 1. In questo momento la partita sembra in ghiacciaia per i blu celesti, ma dobbiamo stare attenti sul pezzo sino alla fine. E poco fa la standing ovation meritatissima per Buso, partita da 9. Sì. Attenzione dentro in area Ranieri. Melgrati la fa sua, attenzione, qua, perché stiamo per concedere il calcio d'angolo. Cosa è successo? Si prende con un... No. Che è Galuppini? Noi il 10 Marginian, che forse dopo è andato a toccare Melgrati a terra, parapiglia adesso, poi l'arbitro cerca di riportare un minimo di serenità, arriva il giallo per Marginian. Fanno collezione di gialli tra l'altro i giocatori del già il sesto, un'espulsione e 6 gialli tra l'altro. Quindi a testimoniare ancora una volta di più, se ce ne fosse bisogno, le difficoltà anche nervose che hanno provato oggi i giocatori del Novara, perché non sono mai stati in partita dall'inizio. L'1-2 all'inizio è stato micidiale, non sono stati più in partita, non ho più ragionato. Cioè, non ho visto, a parte il gol, che è stato anche, ripeto, un episodio di un bel gol da lontano, gol dalla domenica, lasciato libero, però non ho visto una grande reazione. A parte 5 minuti dopo il gol, poi anche il portiere ha messo sicuramente in difficoltà del Novara per quella scemenza che ha fatto, e quindi devono dire grazie a loro stessi se non sta beccando trapele da noi. Come mi era sembrato, uscito Zeliak ed è entrato Bianconi al posto di Zeliak, quindi non è cambiato nulla, sì, tattico, giustamente, come sottolineavi tu Fabio, diciamo cambi giocatore per giocatore per dare forze fresche, no, ci vogliono una partita, sì. Anche per dare minuti, perché sono giocatori che come anche Bianconi è appena arrivato, comunque alla prima uscita non aveva fatto bene perché aveva sofferto molto. Ripartenza ancora dell'Ecco, sono solo 3 in difesa. Tordini porta la transizione. Tordini dentro il pallone per Girelli. Bravo. Girelli la vuole restituire in mezzo all'inserimento di Lepore, però si fa leggere sulla traiettoria del passaggio l'intenzione, sfuma questo tentativo di ripartenza che poteva essere letale, poteva valere il poker per il Lecco. Ora Novara che ci prova ora sulla destra. Utai viene trattenuto, non c'è fallo, si gioca, ma viene però rallentata quantomeno l'azione del Novara. Ranieri salta secco un avversario, prova a mettere dentro il pallone. Utai la gioca, attenzione all'indietro, bisogna andare. Girelli non riesce ad anticipare, allora arriva Ilari che fa ripartire. Luca Giudici, esce bene l'Ecco. Giudici dribbla un avversario, dai che anche qui c'è la possibilità di un 3 contro 2. Giudici a sinistra per Bunino, dall'altra parte Tordini si allarga. Bunino probabilmente andrà a calciare, se la porta sul destro, poi ciabatta e non c'è deviazione. Qui Bunino, Tordini si lamenta. È stato un po' pretenzioso. Pretenzioso e un po' egoista. 85esimo, ultimo break, poi seguiamo fino alla fine della partita.
Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blu celesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blu celesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Rientriamo, 85 minuti, ci sono un bel po' di messaggi da leggere. Allora, gol 3-1, era proprio notizia che aspettavo, scrive Davide. Dovremmo fare in trasferta come in casa, perché va risolta questa questione della netta distinzione. Sono d'accordissimo con te, Davide, sì. Siamo tutti d'accordo, perché veramente in trasferta a volte è un Lecco che non appare con la motivazione, la voglia, la cattiveria che ci mette quando gioca di fronte al proprio pubblico. Se vuoi vincere il campionato, questa cosa va risolta, chiaro. Esatto. In un modo o nell'altro devi trovare quelle energie in trasferta che ti facciano far punti. Se no, a meno che non si vinca il campionato con 55 punti, che sarebbe la prima volta, no, insomma, no, bisogna fare uno scattino se vuoi vincere il campionato, e lo puoi, sì, lo devi fare solo in trasferta a questo punto. No, poi dato un campionato ciapanò, spiegabilmente si alza anche la media salvezza, e quindi sì, non è che è questo il discorso. Però anche se vuoi chiudere, comunque metti che, certo, non vinci il campionato, ma come diceva Albino, ci vai da secondo, da terzo ai playoff. Beh, è un risultato sicuramente migliore degli altri anni. Ha fatto due anni a Sesto Porto. Intanto ti fai i due turni che guardi gli altri giocatori. Esatto. Hai il vantaggio del campo. Intanto siamo la punizione allontanata. E tra l'altro, visto che poi. Anche perché con gli altri gironi sarà uno svantaggio, perché poi hai fatto pochi punti. Sì. Quindi quando poi vai avanti, giocherai sicuramente in trasferta nei playoff. Quindi. Questo può essere un po' un problema. Intanto anche perché sinceramente adesso guardando la classifica non so chi potrebbe vincere questo campionato. Così a guardare, no, non c'è una, non c'è una, non c'è quella che dici proprio favorita. E lei a questo punto, che ha fatto anche un mercato intelligente, e che potrà, come detto, giocare con le due dirette, qui Tordini non stoppa la palla, un po' sfiduciato. Beh, sicuramente se va avanti così, comunque io sono convinto che il Vicenza qualche aiuto lo avrà, perché è una squadra che ha già tuonato rosso, dire beh, se è così quest'anno potrà anche vendere, perché sai, comunque è una piazza dove sicuramente c'è un pubblico importante, una piazza che ti fa quei tipi di presenze, è comunque una società gloriosa, quindi è normale che voglio vedere le ultime partite cosa cambia, sì, perché secondo me arriveremo in uno scenario che ci saranno anche risultati che ci sorprenderanno. Certo che il fatto stesso che comunque il Vicenza oggi sta vincendo adesso, no? 2-1 su 2-1. Comunque è arrivata lì anche lei. Esatto, non molla il colpo. Che però l'abbiamo vista anche venire qui, è vero, all'andata un altro Lecco, però venire qua qualche settimana fa a prendere la sua batosta. Sì, certo. E dovranno venire Pordenone e Feralpi a Lecco. È per quello che dico che il Lecco può avere quel vantaggio dei sì, ecco, ma infatti è preferibile per il Lecco di quest'anno giocare con quelle squadre lì. Per Lacti. A Rigamonti. Giallo per Lacti. Sicuramente, perché giocare con quelle che si salvano poi diventa dura. È dura, esatto. È dura, sì. Dura. Io quello che dico è che se vai a, mi sembra di Torino, ma è Alessandria. Se vai ad Alessandria a fare un bel risultato contro la Juve, può essere la partita che in qualche modo dà una connotazione diversa a questo finale di campionato. Perché se riesci a spezzare un po' la tradizione negativa delle ultime settimane, degli ultimi mesi in trasferta, e prendi questi tre punti, è una sorta di jolly, no? Sì, rispetto alla media con cui stai viaggiando. Quindi la partita di settimana prossima, secondo me, è da segnare in evidenziatore. Calcio di punizione direttamente in porta. Melgrati la para, distendendosi alla sua destra. Sì, adesso deve fare il risultato. Punizione da utile 30 anche la metri. Prossima. Non ho visto, forza, un'altra vittoria ti dà proprio. Ti darebbe molta, molta spinta, Tanti ammoniti nella partita di oggi, comunque, questo abbiamo visto. Marginean, proprio ammonito qualche minuto fa, è andato lui a calciare la punizione all'89esimo. Attenzione, perché Butai entra in area e la grande parata di Melgrati con i piedi, poi con i pugni, allontana, non è finita, Rocca! E si è rifatto. Melgrati si è rifatto con questi ultimi due interventi, diciamo, è decisivo a salvare il 3-1. Questa sì. Però, poi, il Lecco,
Sei 3-1, perché devi far riaprire una partita? Sì. Solito piccolo, cioè, calo di tensione, Bonino la perde, Girelli, piano, Girelli senza lucidità, partivano sia attorno. Cioè, sei 3-1, un uomo in più, sì, sembra, esatto, loro che attaccano tutti dietro, deve più esistere, basta. 90esimo, adesso vediamo quanto dà di recupero. 4 minuti. Dai. Bonino prova, bravo, a ripartire. Tiene bene palla. Sì, sì, bravo. Allarga per Tordini. Dai, ecco, può cercare lo scatto. Tordini, vediamo se ce l'ha. Preferisce tenerla. Dai. Bello, il pallone dentro per poco. Non arriva Lacti, che si è inserito. Però ci sta. Poi Tordini cerca di andare a far fallo. Quantomeno ci mette la gamba e la voglia. Quindi, dimostrazione che sta bene, che ha recuperato, perché andare a fare un intervento di questo tipo poteva avere qualche. Quindi vediamo a tu per tu la conclusione di Vutai. Si butta a terra e col gambone Melgrati. Poco prima invece la parata su Marginian, punizione da 30 metri. Qui Melgrati ha detto no ai tentativi di riaprire la partita del Novara. Bravo. Vediamo, siamo nel primo minuto del recupero, che è già scaduto. Ne restano tre, il Novara ci sta provando, ma è un Lecco che comunque in questo momento è comunque in sicurezza, perché il vantaggio di due gol ci dà naturalmente quella sicurezza di gestire la partita. Un in più. La partita, poi daremo anche uno sguardo naturalmente a quello che sta succedendo negli altri campi, ma sembrano i risultati quelli di oggi, che comunque, a parte il Vicenza che vince al momento, però ci hanno sorriso, sì, esatto, e ci stanno sorridendo. Pareggia la Virtus Verona, il derby Veneto con il Padova, ancora Lecco a sinistra, dentro il pallone per Lepore, sul fondo Lepore si gira, Lepore rallenta, allarga ancora, poi Tordini, bello il pallone di ritorno, e no, dietro. Poi c'è la telefonata di Lacti che calcia addosso a... scusate, non è più Desardin, ma è entrato naturalmente Pelagotti. Qua poteva arrivare anche il 4-1 ancora una volta. Sì. Ora naturalmente si sono aperte un po' le squadre, quindi anche il Novara non c'è più quella differenza con la Marginean. Col destro la piazza, ma alta, mezzo metro sopra la traversa. Più spazio, naturalmente è saltato un po' tutto in questo recupero, quindi non si vede più l'uomo in più dell'Ecco. Quello che volevo dire era questo: col destro Marginian la piazza cerca l'incrocio dei pali, poca precisione, era difficile naturalmente la palla che va alta. Il Novara con questa sconfitta dici da definitivamente addio. Credo di sì, credo che il Novara poi non so, è vero, ci sono i playoff, cerca di stare dentro nei playoff, però cioè Novara non è da questa classifica e da squadra come ha giocato oggi, da quello che si pensava all'inizio dell'anno, sinceramente. Certo, quello sì. Sì, ma tanti hanno deluso comunque di squadre quest'anno, anche il Padova ha deluso veramente tanto. Tristina. Tanto qui c'è l'intervento sicuro di ormai finita Melgrati, su cui dovrebbe probabilmente finire la partita, mancano 30 secondi, insomma, però Lecco gestirà quest'ultimo pallone, direi che la partita è virtualmente finita. E un Lecco che è stato bravo, poi commenteremo anche a breve con Albino dallo stadio, ma è stato bravo a gestire la partita nel miglior momento degli avversari. Ah, sì, ha avuto dopo il gol che ha preso, ha avuto quei 2-3 minuti di sbandamento, però dai. Comunque la partita, diciamo la verità, l'ha fatta il Lecco. No, la partita fatta sempre il Lecco. Non ci sono più palloni, sono spariti, hanno fatto una magia. Allora, Ale Lecco ormai credo sia in cassa davanti a Renate e John per passo avanti. Perdere ci sta, ma con stile, scrive Davide. Due palloni in campo, tre palloni, arrivano solo palloni, cercavano, volevano un pallone, c'è l'imbarazzo della scelta.
Cugini Brenzoli, scrive Davide, questo lo fanno sempre. Sarebbe bello vedere il Lecco in Serie B, ma obiettivamente è implausibile. Non è plausibile senza uno stadio più grande. Non è vero, no, questo lo... Lega Monticelli per la B, no, va benissimo. Sì, sì, lo puoi adeguare. Sì, tra l'altro non c'è molto di... abbiamo 4.990 posti a 5.000 rotti, lo fai, la puoi fare bene. L'unico problema potrebbe essere magari più logistico, da se arrivassero squadre con tifoserie, no? Sì, io... però anche vero, io ho visto, ripeto, finisce intanto Lecco batte Novara 3-1. Ho visto a Vercelli che hanno fatto la B con uno stadio che sicuramente è più casinato, no, del nostro, però del nostro. No, l'unico problema magari può essere logistico, avendo comunque, essendo le Monticelli in centro, se ti arriva magari in Serie B, se inizia a arrivare in Palermo, certo, Genoa, diventa, se vai, sì, per la, da quel punto di vista lì, certo, è un po' più complicato da gestire, portare magari 5.000 persone, perché poi lo riempiresti quasi sempre in centro città. Ah, sì, sicuro. Non è più la Lecco degli anni 60, ecco. Esatto, quello siamo adesso, sì, sì, da un punto di vista viabilistico. E però, no, bisogna andare dove? A Monza. Però fai conto che in Serie A, ovviamente, l'Eco è uno stadio da 22.000, ne facevamo, a sua parte il Milan, Inter, la Juve, facevamo ancora le squadre, le partite a 14-15.000 spettatori, quindi se facciamo un conto che per fare, ripeto, una B che non è più la B di una volta, perché oggi sì, non fai 10.000, però nel corso che se hai una struttura, più sono anche il costo dei parcheggi, come dicevi tu, questo c'è, Stefano, il discorso di portare tanta gente in centro città a sabato, a domenica, sì, la domenica magari meglio, il sabato diventa già un casino, blocchi la città, se la blocchi completamente per 5-6 ore di fila, non lo so, questo è un po' un problema che, vabbè, iniziamo ad andarci in Serie B, poi se la gatta era ne parliamo, cioè, non compete a noi. Allora, a breve ci colleghiamo con il nostro albino dalla Riga Monticelli, intanto bella l'immagine che ci arriva, Matteo che fa le foto, lo vediamo, l'abbraccio tra i giocatori, il discorso, immagino, di Foschi e di Malgrati. Albino, mi senti? Ma vedo anche assolutamente io. Sì. Anche discorso, il Novara, abbiamo il discorso anche del Novara, ci confermi, anche loro riuniti vicino a centrocampo, sì. Allora Albino, abbiamo detto qua un bel Lecco, grande primo tempo, secondo tempo di gestione, anche nel momento migliore del Novara in cui hai rischiato un pochino, la squadra si è comportata in maniera matura. Ascolta, scusami Stefano, devo chiederti gentilmente di ripetere perché ho perso. Sì, sì, no, allora, dicevamo un bellissimo primo tempo dell'Eco, nella ripresa un Lecco che ha saputo gestire, dimostrando grande maturità, anche nel momento in cui con un jolly da fuori il Novara ha riaperto la partita. Però oggi grande gestione matura della squadra, no? Sì, sì, assolutamente. E poi direi che il jolly che tu citavi è stata anche un po' una mezza papera del portiere. Sì, perché non la vede partire, l'abbiamo rivista più volte, la legge male, diciamo, proprio Melgrati con la palla da fuori di Urso. E permettimi di dire, concessa un po' troppa libertà per andare a calciare a 30 metri, bisognava forse ostacolarlo un pochino prima, no? Assolutamente. Tante note liete positive, la partita di Buso naturalmente non la commento nemmeno perché è sontuosa, Bulino che trova il primo gol e questo può essere molto importante nel proseguo della stagione. Sì, poi è entrato con la testa lucida, sì, è entrato in maniera positiva, sapendo cosa doveva fare. No. Allora, questi qua sono venuti qui a fare i fenomeni, no, come sempre, e in due partite hanno preso una bella razione di minestra calda, ma anche bollente. Devo dire che siamo stati al limite, questa è una nota di colore, al limite del Tafferoni in tribuna stampa con qualche inviato da Novara, sì, che si è permesso anche di ricordare quando ci prendevano a sassate quando andavamo a Novara, pensa te. Abbiamo rievocato anche qua con Fausto, sì, quella... Sì, io, guarda, io ero con Claudio Gentile, dicendo che tornavano indietro poi, con Claudio Gentile mi ricordo le sassate che arrivavano, questi che hanno il coraggio di parlare, pensa te, guarda, intanto si sono presi tre pere oggi, quindi tornano a casa, esatto, sì, ma tre, sacco. Direi tre pere Williams tre pere Williams, assolutamente. No, un Lecco che, allora, adesso diventa importante, Albino, siamo a due punti ancora dalla vetta, tornati, e non ci sembra vero perché viste alcune partite a cui abbiamo assistito le settimane scorse, cosa non ci sembra vero, ma la partita di domenica prossima ad Alessandria con la Juve diventa veramente un crocevia, perché a questo punto è un crocevia, perché se fai il risultato lì, e la Juve negli ultimi anni spesso e volentieri sono state partite particolari, no? Sì. Potrebbe essere una partita che cambia un pochino la prospettiva proprio anche dell'Ecco, il passo in trasferta, no? Magari ti dà quella spinta ulteriore ancora di fiducia. Sì, adesso devi giocare sulla maturità, sulla capacità di gestirti anche, capito?
E quindi è chiaro che adesso viene fuori la maturità di questa squadra, che speriamo sia incita nei giocatori e nel tecnico, capito? Assolutamente, assolutamente. Va bene Albino, ti lasciamo le incombenze in sala stampa, mi raccomando, riporti a tutti all'ordine. Sì, no, se eventualmente faccio un incontro di pugilato e poi ci aggiorni sull'esito dopo, sul tabellino, va bene, grazie Albino. Va bene. Ciao Fabio, ciao Dino. Allora torniamo in studio, diamo i finali. Ferrappi Salò batte Arzignano 1-0, Vicenza batte Renate 2-1, Lecco batte Novara 3-1, Virtus Verona e Padova la impattano 1-1. Fabio, tra l'altro guardando il calendario, Lecco avrà Juventus Next Gen in trasferta, poi in casa l'Arzignano e il Trento in trasferta. Queste tre partite, cioè, sono, magari tu da giocatore, voi guardavate il calendario per dire questo può essere, se facciamo un filottino magari qua, facciamo quel break che spezza un po' la classifica. No, guarda, sinceramente noi non si guardava tanto le partite, si guardava la partita. Ah, tu capisci come ad esempio adesso Lecco Novara, Lecco ha vinto, lo sai che se la prossima la zecchi, cioè che vinci, sì, capisci che veramente puoi far bene. Non vai a guardare lei, però dopo gioco contro la questo Zignano. Lo facciamo noi, lo guardiamo noi, ecco. Cioè le tabelline, facciamo i punti. Noi invece guardiamo proprio che tu vincendo oggi, se la prossima fai ancora il risultato così, poi sì che diventa bello, perché non guardi neanche contro chi giochi, contro se è forte, se si deve sapere, perché poi c'hai degli stimoli dentro che capisci che veramente ce la puoi fare, perché secondo me Lecco domenica, se con la Juventus, se fa il risultato, se la può giocare veramente, sì, il campionato. Cioè adesso ne parlavamo un paio di mesi fa di questa cosa, Lecco, adesso cioè, mancano due mesi, siamo sempre lì. È nella fase clou della stagione. È proprio preoccupante, senza preoccupazione di meno le partite che dobbiamo fare in casa con il Pordenone, per esempio, che con la Juventus la settimana prossima, perché con le grandi ci siamo sempre comportati bene, giochiamo a casa nostra. In realtà fare il risultato a Torino è una partita che comunque vale doppio a prescindere. Perché è sempre particolare, la Juve gioca in un certo modo che ti fa giocare, no? E rischia parecchio, l'abbiamo visto anche negli anni scorsi. Se riusciamo a impostare un certo tipo di partita sulle caratteristiche dell'Ecco, potrebbero trovarsi bene. Cioè capisci, potrebbe essere una partita che vai e vediamo, e magari là ti dà un qualcosa in più. Volevo concludere leggendo alcuni messaggi che ci sono arrivati, perché allora sempre Davide si parlava di Lecco in Serie A di 60 anni fa, però in vista anche di una possibile Serie B, parlavano di 15.000 probabilmente in condizioni diverse di sicurezza, perché Danilo Bruselli scrive sì, però arrivavano 20-22.000 persone, però era 60 anni fa, i volumi di traffico erano sì, un centesimo sì, di quelli oggi, cioè non puoi paragonare, però è anche vero che oggi sì, io posso pensare che a parte alcune partite, però la media spettatori di un Lecco in B potrebbe essere 3-4 mila al massimo, sì, perché sì, sono cambiato tutto. Se ti arrivano in Genoa, al Palermo, sì, in certo, stadio, capito? Sì, sì, infatti. Sì, sì. Però se arrivano le prime 5 in classifica, Lecco la fermi. Lecco la fermi. Quello, la fermi. Quello sarebbe comunque un problema. Tra l'altro Foster si ferma anche per un incidente in via Tonale, ti blocca comunque, quindi alla fine non cambia molto. Va bene, allora ringraziamo Fabio Cardinio per essere stato con noi. Fabio, ti aspettiamo alla prossima. Certo, verrò volentieri. Grazie Ivan. Grazie a voi. Non ci vediamo settimana prossima anche con Fausto Riva e con Roberto, che ringraziamo. Io vi do una cordiale buona serata, buona domenica a questo punto. Sì, una cosa di servizio, Stefano, siamo in fase di ultimazione, già presente su iTunes, la nuova applicazione di Lecco Channel, quindi che tra l'altro siamo ancora in fase di lavorazione, ci sarà la possibilità di vedere anche i video dentro, quindi andate a scaricarle e nei primi giorni di settimana prossima anche su Google Play per il sistema Android. Per il sistema Android, sì. Quindi allora potete anche seguirci poi anche dall'app. Sì, esatto, sì. Sia come radio sia come video, per seguire le nostre trasmissioni. Va bene, vi ringrazio, una bella domenica di sole, domani si annuncia, e anche gradevole perché Lecco ha vinto, non c'è la partita siamo a domani, quindi siamo già a posto, l'abbiamo già messa via oggi con 3 punti, e domani vi godete tutti quanti la domenica. Ok, buona serata, alla prossima. Ciao, grazie. Alla prossima. Ciao.
Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.